Sono una nonna. Amo la mia terra. Sono nazionalista. E viva l'Italia! Vanna è incazzata nera. No, di più. Senti, tu hai presente le donne russe che mettevano sotto i piedi e sparavano ai tablet? Sì, come no, certo. Beh, l'ho visto. Io vorrei vedere schiattare così Zaleski. Lo voglio vedere a pezzetti. Ma come si permette? Perché lui non fa altro che alimentare odio su una persona, su Putin, lui. Fermatela. Che chiede sempre armi, soldi. Fermatela. Armi, come chiede soldi, armi? Poco. Non stanno attaccando, vuole stanno uccidendo. Mondiale. Stanno prendendosi un pezzo di paese. Ma quale pezzo signora, di paese? Signora Ebete, lei che cosa farebbe se l'Austria invadesse il Tirolo? Signora Ebete, che cosa farebbe lei se l'Austria invadesse il Tirolo? Signora Ebete, che cosa farebbe lei se il Tirolo... Se l'Austria invadesse il Tirolo, che cosa farebbe lei? Fai il piacere, Zaleski italiano. Scusi, lei è dalla parte di Putin, mi sembra, no? Ma questa è pazza, è una paranoica. Io sono dalla parte di una persona, parliamo di una persona che ama la propria terra, i propri valori, Putin. La propria civiltà, la propria storia, che è Putin. Ce l'avessimo noi un Putin in Italia. Eccola. Ma ce l'avessimo. Questi sono gli effetti di alcuni nostri politici che per anni hanno raccontato questa cosa. Chi ci abbiamo noi? Draghi. Il satanista. Ma come satanista? Perché satanista? Satanista, Draghi. Satanista, no. Io credo veramente. Ma perché satanista? Io davvero credo. No, ma credo che questo sia pazzo. Questa è pazza. Ferma la vecchia pazza. Ferma la vecchia pazza. Fammi parlare con Anna. Voglio parlare con Anna. Ferma la matta. Ferma. Cosa deve dire uno di più? Fare a pezzi Zaleski. Ma è il contrario. È il contrario. Deve schiattare. È pazza. Ferma la vecchia pazza. Fermala, te lo dico. Sto fermando, se non mi dai tempo di fermarla, come ferma la vecchia pazza, butta giù il telefono, dille, mandale un'ambulanza a casa. Ferma la pazza, è pazza. Credo in Dio, credo nel demonio, sentendo lui. Parenzo. Quando ho acceso la radio poco fa e ho sentito questa signora parlare in questa maniera durante questo tipo di combattimento, che ci sono delle bombe, che ci sono i bambini che stanno scappando, famiglie. Ma cosa vuoi dire, Anna? Cosa vuoi dire? Che qua siamo alla pazzia pura. Cioè un paese che viene attaccato. Cioè, la consideri pazza, Anna. Io francamente mi dispiace perché David non sta intervenendo contro questa signora. È una cosa a luce, non ma come no? Dire. Senti, mandala a fanculo, perché devo dire una cosa. Allora, questo lo sai perché difende? Perché lui, allora, se è tanto bravo, deve andare allora a vedere tutti i bambini morti in queste 50 guerre che ci sono nel mondo. Perché solo l'Ucraina? Mamma mia, perché? Come combatte, Stanga? Come combatte? Ho pietà di questa poveretta. No. Sai chi è Sgrodolina? Sgrodolino, no, come cazzo? Si... Ma no, non è, sì, vai d'accordo, però non lo dire con odio, non lo dire con... Comunque... No, non è con odio, aspetta che lo dico con carezza. Procione. Gli omosessuali, che io dico proci perché sono italiana, l'omosessualità, vabbè, secondo la medicina, sì, è una malattia, non lo dico io, lo dice la Bibbia, lo dice il Vangelo, e dispiace per Lorenzo. Cioè, sono malati secondo te? No, non è che sono malati spiritualmente. Ma tu hai detto che ti fanno schifo, schifo, sì, perché ti ho detto due gay per strada che se baciano mi viene da vomitare. Allora, io non ci posso fare. Sgrodolina, niente, Sgrodolina, no, Sgrodolina. Attimo,
la medicina che ci vuole per queste persone, la spiritualità, cioè la preghiera. Ma perché ti fa schifo Sgrodolina? Perché ti fa schifo Sgrodolina? Dimmelo, perché ti fa schifo? Già il nome, che vuol dire Sgrodolina? Che vuol dire? Mi viene da mangiare. Ma è il soprannome Sgrodolina, è chiaro che è un soprannome. Chiama bella poi sta povera. Lui l'ha messo perché gli piace citare gli uomini dicendo Sgrodolina. Ma saranno cazzi suoi? No, assolutamente, tesoro, a me non mi piace citare gli uomini. Sporcaccione, sporcaccione. Ma perché? Ma perché sporcaccione? Non ho capito, gli piacerà? Scusa, Sgrodolina, rispondi a dovere però. Innanzitutto non ti chiamo, io sono italiana. Vuoi che ti chiamo Recchione? No, io sono italiana. Vuoi che ti chiamo Pinocchio? Sono italiana. Perché devo dire che io non sono inglese? Ho capito, Sgrodolini. Sono italiana. Sono Massimiliano. Sono Massimiliano, il marito di Anna. Buonasera. L'Italia è in crisi, non c'è lavoro, non ci sono soldi, la gente non sa come arriva a fine mese e ci sono gli occupati di case, abbiamo i delinquenti nostri e più portiamo gli altri. Che cosa gli facciamo fare se non c'è lavoro per i nostri giovani? Sono Massimiliano, il marito di Anna. Che cazzo gli facciamo fare a scemo de guerra? Io al posto del ministro non l'avrei fatti scendere, perché sulle navi stanno meglio che negli spot, che sono schiacciati come galline al macello. Sono curati e poi se ne devono andare a fanculo. Una bella famiglia allegra. Sì. Il PD vuole tutto ciò che distrugge la futura generazione. Ma non è così. Allora, l'aborto è così. Canne, aborto, eutanasia. Loro amano gay, tutto ciò che fa schifo. Non fanno schifo i gay, i proci. Perché Dio, davanti a Dio, loro commettono il peccato più grosso che Dio possa aver detto. Loro fanno schifo davanti agli occhi di Dio. No, ma non puoi dire una cosa, Anna, ma è una cosa incredibile. Io sono cattolica. Ma cosa c'entra che sei cattolica? Che vengano dette allora, queste bestialità? Noi siamo, invece stai zitto tu, che tu sei il leccaculo del PD, perché proprio tu dovresti dire, tu dovresti dire che le canne fanno male. Tu sei un leccaculo, tu sei vecchio. Allora, lei è una povera pazza scema, una povera pazza scema. Allora, ferma un attimo. Sei tanto giovane. Lei è una povera stracciona di idee. Ti ho punto nel vivo. Zanzarosi, quest'anno ho goduto due volte. Uno quando Mattarella ha sciolto le camere. La seconda volta questa notte, quando ha vinto la Meloni. Che goduria. Mamma mia. Godo. Come godo. Ma sei capito? Io dico, è la mia scena. È stupendo. Ha vinto la Meloni. Sto godendo. Come godo. Ancora Meloni. Sì, Fio. Oddio. Eccolo. Sta dicendo le cose che mi piacciono. Viva Donzelli. Donzelli. Viva Donzelli, io ieri ho baciato la televisione. Invece quando vedo la faccia di Parenzo sulla televisione, sputo la mia televisione. È sempre suo il televisore, però. Signora, ma è suo, però. Si arreca un danno da sola. Perché se lei sputa sul suo televisore, arreca un danno a se stessa. Scema di una scema. Vecchia scema. Ti arrechi un danno. La prossima volta le do un consiglio, Donzelli, perché non scaglia una pietra contro il suo televisore, signora. Così mette in circolo l'economia e mettiamo in giro, aiutiamo un po' chi produce televisori. Vogliono affossare la verità. Voi siete delle merde. Domani sera, quando mi vedrà a Piazza Pulita, prenda una pietra e la scaraventi contro la televisione. Bravissima! No, faccia così. Entro via cavo.
vivo. Io quando vedo la Meloni, il calvo sarà dove se lo deve mettere il cavo della televisione acceso, signora mia. Quando vedo te la sputo, sputo sul televisore. Bellissimo, brava, brava scema, brava scema. Sul suo televisore. Di venire lì nella redazione. Ti faccio sentire come profuma la mia pelliccia quando ti scuderò in faccia. Tu difendi i delinquenti, i terroristi, difendi quelli della mafia. Vergognati, ti devi vergognare. Mafia, difendo il principio. Quello che sta passando è questo. E lui difende quella gente, è una che sputa sul suo televisore, gente per me, secondo te? No, sputa quando ci sei tu. Scusa, Anna da Roma, ferma, perché mi ha appena scritto il dottor Lundini, lei lo con Valerio Lundini. Come sti cazzi? Dottor Lundini? Come si permette di dire così? Ma chi è? Anna. Oh mamma mia, ciao Giuseppe, ciao Davide. Eccola. La signora Glizia De Rossi è dotata di uccello, signora Anna, Allora è una matriosca, perché fuori si mette la parrucca con le ciglia finte, ma sotto c'è il baccello, quindi è una matriosca. Che c'entra matriosca? Che signora, matriosca, che sono due in uno. E vabbè, due in uno, allora, qual è il problema? Volevo ricordare. A me fanno schifo. Io volevo ricordare alla signor Clizio che tre giorni fa Clizia si chiama Clizia, no, prendere le persone così sulla perché carta d'identità e c'è scritto nome e cognome da maschio. Aspetta, signora, se sono nome da donna e sesso da donna, quindi studi, non me lo invento, devi io studiare, perché lei deve studiare signora, che mi sembra una grande ignorantura. Fermi tutti. Anna, scusami un attimo, ma certo che c'ha il pisello. Lo rivedo. Ma perché debosciato? Perché debosciato? Debosciato, depravato. Ma perché? Giustizio. Ma perché? Ma si chiama Mario? Perché Dio non fa niente di imperfetto. Lui, ah, non fa niente, non lo sa che c'è l'omosessualità anche in natura, tra gli animali. Come non c'è? Quello lo fa. Signora, lei c'è. Deve studiare, non stia al telefono a chiamare le trasmissioni, a fare figurarsi. Tu vai a studiare che Dio lei deve studiare, se non sa che esistono animali omosessuali. La donna ha la vagina e l'uomo c'è il pisello, anzi il baccello. Io scommetto che il 90% del donna sceglierebbe me a lei. Tu pensi un puoi fare figli, hai le ovaie, puoi fare figli. Ma che c'entra? Che c'entra? Io ci tengo, guardi, maschio, anche volendo. Sei maschio e sei un debosciato, depravato. Ma perché tu debosciato? All'inferno. Ma perché all'inferno? Io abito ai Parioli, vicino a casa tua. Sai dove vanno tutti i trans, tutti quelli che vanno a trans? Ma scusi, ma adesso, che problema ha lei con i trans ogni volta, Anna? Sì, che tra l'altro. Allora, senti, tu sai, io sono cattolica. Ma perché gli uomini che vanno a trans non vanno bene? Gli uomini che vanno a trans non vanno bene? No, sono schifosi. Ma che sono proprio schifosi, perché poi ritornano dalle mogli, magari attaccano pure qualche malattia, perché non tutti usano il preservativo, Tanti sono talmente pochi che vogliono sentire la carne. Vogliono sentire la carne. Ma questa è orribile, sta signora, però. Come fa a essere amica di Lundini? No, dice la verità. Questo non è sbagliato. Tu sei ipocrita, perché lo sai che è terribile questa sera. Vogliono usare la tuta da lavoro, la chiamo così, per essere un po' più pulita, perché vogliono sentire tuta da lavoro, devo dire preservativo, dico anche preservativo. Quei porci poi vanno a casa a attaccare le malattie alle mogli, hai capito? Vabbè, ho capito questo, però che c'entra questo con le trans? Che male c'è andare con una trans? Solo andare con una trans, ma con una trans. Senti, già che tu le chiami trans, sbagli, perché sono i trans, sono maschi, sopra sono femmine, sotto c'è il pisello, quindi che cosa sono? Degli obbrobri, da molti li mettevano nei circhi. No, ma sono esseri umani, signora Anna, umani. Sono esseri, sanno di peccare. Ma vai a fare in culo. Ma come si permette? Con dolcezza. Sì. Strade in diretta. Ritrovati e partiamo da Napoli sulla tangenziale per incidente, code verso Pozzuoli tra Doganella e Capodimonte e code in direzione della diramazione Capodichino tra Agnano e Vomero. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, sempre per incidente, code di circa 8 km tra Pontedera Ovest e Montopoli in Valdarno in direzione Firenze. Traffico ancora molto intenso per il controesodo pasquale con code sull'autosole di rientro a Roma, in Toscana e nel tratto emiliano verso Milano.
sull'Adriatica 14 tra Rimini Sud e Castel San Pietro, sulla 4 Serenissima verso Milano a tratti e sulla 5 Torino-Osta Montebianco in direzione Torino. In Valle d'Aosta un'ora di attesa al pedaggio italiano per traffico intenso verso la Francia. Tutti i dettagli sono sempre a vostra disposizione, visibili su mappa sul sito di Radio 24. Da Radio Traffic per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 20.45 circa. A più tardi. La Zanzara. Olga? Sì, Olga. Beh, signora Olga Ignatieva. E sei sempre a favore di Putin, signora Ignatieva? Io sempre filo Putin, certamente non cambia niente. Non cambia niente. Ogni giorno anche di più. Ogni giorno di più, benissimo. Un anno dalla guerra, certo. Ormai ogni giorno di più. Tu vuoi la sostanzialmente l'occupazione di Kiev, giusto? Certo. L'occupazione. Io certo. Voglio liberazione di Kiev, di Odessa e di tutta Ucraina da questi merdosi nazisti ucraini. Polizia etnica fate, la polizia etnica. No, polizia eliminare... etnica fanno ucraini bombardando e uccidendo popolo stesso, diciamo già ex ucraino di Donbass. Ma tu sei una povera pazza, sei una pazza. Guarda, Zali, sai cosa sei? Sei una povera stronza, sei una povera stronza che se ne sta qui con il sedere al caldo, col sederone al caldo. Perché fatti che uccidono, che bombardano Donbass e uccidono civili. Ma non diciamo cazzate. Ieri anche hanno buttato verso una... vabbè, arrivato questo razzo verso un babbo e bambine che facevano pupazzo di neve, ma rendi conto poverini, che schifo dei tuoi cari ucronati. Criminali tra criminali. Ucraina libera! Ucraina libera! Libera senza dai russi! Senza libera da quel figlio anche di puttana di Putin! Entrerà in Russia sì, tutta, nel tuo sogno. Perché noi siamo non ce la farete, russo, non ce la farete mai, non ce la fai, vi schifano tutti, vanno tutti nella NATO, vi schifano tutti, scappano tutti, vanno tutti nella NATO, rincoglionita, poverino, ma in casa non sono Finlandia, così, la Polonia c'è già, tutti Calma, hai visto l'immagine a Kiev di Biden, a Kiev oggi, A Kiev oggi, signor Biden. Schifo, sì, ho visto, ma mi fa schifo da morire, sarebbe, vabbè, ma quello pupazzo stesso di suo, uomini di potere americani, quindi è stesso pupazzo come pupazzo Zelensky, ma più alto pupazzo, diciamo, alta qualità. L'hai definito una stronza. No, io dico semplicemente in russo pizdiez, pezzo di merda, che è Putin che verrà processato del Tribunale Penale Internazionale per crimini contro l'umanità. No, verranno processati tutti ucraini, il governo ucraino sia attuale sia presidente di Poroshenko, ma anche dovrebbero essere processate anche leader occidentali che sostengano, appoggiano e fanno stessi crimini come loro, perché con loro bombe uccidono appoggiano popolo la libertà, ucraino con appoggiano ambulanze la libertà. Italiane rapiscono uomini a Odessa per mandare e la Politoska in casa macelleria e chi l'ha uccisa la Politoska vergognosa. E la Politoska chi l'ha uccisa? Fermi un attimo, allora ferma, non ho capito. Allora, tu consideri la signora Ignatieva una povera stronza, l'hai detto prima Parenzo, una povera una stronza al servizio di quel cane di Putin, ma stanno per, è un anno, dovevano vincere la guerra velocemente, per fortuna non la vincono e non la vinceranno, perché il mondo libero, l'Occidente, la NATO, gli Stati Uniti gli stanno dando una bella lezione. Non vuol dire nulla e non ha diritto nemmeno alzare la voce su questa cosa, perché non sa nemmeno la storia. Vittorio, ci sei? Eccomi. Allora, come consideri la signora Ignatieva, tu, la signora Olga Ignatieva? Olga Ignatieva è una povera incapace, una vittima dell'URSS, di quella cagata qual era l'URSS, quel che era un bagno pubblico dove le persone sono state torturate e martoriate, e quindi è una povera malata di mente che ormai non sa neanche più dove sta. Olga, risponde a Vittorio. Andare sotto questo popolo, con questo governo senza un ritorno.
origini americane è una cosa più vergognosa che può essere. Tu non signora, signora, vada a fare in culo. Ma la vuole smettere di dire queste cose? No, io vado, guarda, io vado a difendere la verità, perché voglio l'Italia libera. Ma lei è ucraina, Cruciani, ma perché questa donna è ucraina, questa ditta, parlata di mente, questa cretina, è ucraina questa cogliona. Allora, questa è una domanda. Cultura è educazione, invece di questi vostri per ora padroni americani. Padroni americani, ma quello vuole a favore, è a favore dell'America. Certo, ma ci Vittorio è a favore dell'America. Ora fanno tutto governo occidentale, fa a favore o anche vabbè, di più ordine Olga, di America. Olga, Olga, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo dell'URSS, ma ringraziamo Dio che ci sono gli Stati e Uniti. Viva l'Unione Sovietica che ha portato le cose sociali in tutta l'Europa, ma anche in Italia. Evviva l'Unione Sovietica! Evviva! Se uno parla civilmente e costruttivamente va bene, se uno comincia a dire cosa del cazzo, quell'altro, non ha senso. Ho capito, però devo dire una cosa. Ragione, devo dire una ha cosa. Perfettamente ragione l'amichetto di Arafat, su questo ha perfettamente ragione. No, no, dico che ha ragione. Ma ragazzi, però, se dico che ha ragione, ma adesso, ma voglio dire, siete incredibili. Ho appena detto su questo ha ragione l'amichetto di Arafat. Ma tu hai dici, ma gli dici amichetto questo, di Arafat, perché, quello si incazza. L'amichetto, beh, che non è l'amico di Arafat. Non ho capito, ho detto una cosa. No, no, ho detto io, una cosa io non sono stato. Io non è. No, no, io non è. L'amichetto io non sono mai stato amico di Arafat. Ma non ho urlato. Consigliere e negoziatore. Consigliere. Benissimo, il negoziatore. C'era un cazzo da negoziare perché metteva le bombe quello lì. Comunque non importa, andiamo avanti. No. Negoziatore, però, terrorista. Un terrorista. Se incominci così. Comunque lo dico senza urlare. Mi fa molto piacere che lei ci sia, ambasciatore. Lasciamo perdere. Infatti, calmiamoci tutti. Calma. Sì. Mi sempre pensato che Zelensky sia un pericolo per il suo popolo, l'hai detto chiaramente. Ma io l'ho sempre detto e continuo a dirlo, è un pericolo perché purtroppo come Zelensky? Il signor Zelensky è un burattino messo lì, il quale poveretto, e oggi posso dirti, prima mi stava... Cioè l'ambasciatore del Belize da del burattino a Zelensky. Ma questo è il mondo al contrario. Fatemi capire, non mi voglio incazzare, ma fatemi capire. Il signor dottor Pupi e anche D'Angeri, ambasciatore del preziosissimo stato del Belize, dà del burattino a un uomo che sta combattendo contro l'invasione di Putin. Basta. Scusa, lei ritiene di gridare così e di aver ragione? Gli lascio la sua ragione. Però scusi, ambasciatore, quando lei dice che è un burattino, deve andare fino in fondo a questo ragionamento. Un burattino nelle mani degli americani, questo è. Certo, e degli occidentali. Ma io spiego perché. Io spiego anche il perché. L'ambasciatore del Belize. Lei rispetti per favore il mio paese. 300.000 abitanti. Ambasciatore, 300.000. Sì, 400.000 rispetto a un paese come lei che non capisce un cazzo, benissimo. Tutto il giorno spaccia silenzio e lasci parlare. Poi dopo la cui bandiera è blu con due persone, la cui bandiera è blu con due persone che portano delle palme. Comunque dai, andiamo avanti, va benissimo. Delle palme. Che cosa vuoi che delle palme, delle palme, palme, delle palme. E che c'hai contro le palme? Vede che lui portano delle palme. Non sa che cosa sia lì, perché almeno deve sapere che è il due persone con delle palme. Benissimo. Pensa all'ignoranza di questo ragazzo qua, purtroppo. Un paese di 400.000 persone, tre strade di Roma. Andiamo avanti. Cioè, tu stai dicendo che l'ambasciatore non è autorizzato a dire che Zelensky è un burattino, quello stai dicendo? Io sto dicendo semplicemente che l'ambasciatore di un paese di tre strade di Roma, che sta dicendo che il capo di Stato di un paese sotto attacco è un burattino. Tutto qua. C'è l'ambasciatore di un paese che ha tre strade di Roma. Ottimo, ottimo, benissimo. Va in giro per il mondo. È stato un grande protagonista della politica internazionale. È stato a fianco di Arafat. Ambasciatore, senta ambasciatore, quando va presso l'Unione Europea, lei, quando ha 5 minuti, dove si trova lei adesso? Dov'è lei adesso? Ma dov'è lei? È a Bruxelles? No, dov'è lei ora?
l'ambasciatore dove si trova lei ora? Io voglio sapere dove è l'ambasciatore. Dov'è l'ambasciatore? Io pretendo di sapere dove cazzo si trova l'ambasciatore. Dov'è? Io sono a Bruxelles o no? Dov'è l'ambasciatore? A Londra. La informo che l'Unione Europea non è a Londra, l'Unione Europea è a Bruxelles. Quindi lei adesso prende l'aereo privato, va a Bruxelles perché è ambasciatore presso l'Unione Europea. Ignorante, lei dà solamente, lei dà gli ordini a sua moglie e ai suoi figli, esatto, non a me, va bene? Aspetti un attimo, ambasciatore, fermo là. Vittorio da Roma che vuole parlare con l'ambasciatore. Vittorio, parla con l'ambasciatore. Ma prima di tutto mi chiedo dove cazzo sia il Belize, No, ma non cominciare ad essere offensivo. No, quello è Belize. Parlo in maniera molto calma, perché dopo questa analisi molto attenta e molto puntuale da questo tizio, mi fa capire che per essere ambasciatore lì basta forse, che ne so, grattarsi le chiappe oppure andare a cercare degli immobili. Non puoi essere così nei confronti dell'ambasciatore, dai, su. L'ambasciatore. Ambasciatore, ma aspettate, è una carica che si è data da solo. Ma io mi chiedo una cosa, no? Ma una persona che dice, un ambasciatore che dice che Zelensky è un pupazzo, un burattino, un criminale, ma veramente può ricoprire una carica del genere? Mi fa capire che il Bolizze o non conta un cazzo, oppure questo qui è un mitomane, no, o un mitigatore. Guardi, risponda Pupi, che questo è un attacco molto grave, lei purtroppo ha degli ospiti impreparati e soprattutto molto maleducati. Ma ho capito, ma questo è un attacco frontale, io questo. Ambasciatore, questo è un attacco frontale, questo qua. Ma guardi, Parenzo frontale. No, Parenzo, Vittorio da Roma, quello che ha sentito di prima. Vittorio da Roma, le sue opinioni, io non. Un'opinione è un dato di fatto, tu sei un ambasciatore in teoria, perché poi questo che è tutto da provare, per chi non ci credo, e tu hai detto che deve essere un criminale, allora del tuo glielo dà a tua mamma, la tua mamma deve dargli del questo, tuo questo non pure, dia del lei all'ambasciatore Vittorio. Allora, famosissimo ambasciatore, mi scusi, mi spiega lei come cazzo può dire che se lei è un criminale e lei mi dice pure che mi devo dare del lei. Guarda, io voglio dire questo, chi non ha buon senso è inutile parlarne, ma che c'entra buon senso adesso questo? Ma sono persone che non hanno buon senso e purtroppo non leggono. E questo è il problema. Vittorio da Roma non legge, ignorante. Lei sembra normale, scusi, però l'ambasciatore. Torni nel Belize e poi vada a fare in culo, va bene? Così l'ho dato pure del lei. Mi dia pure le sue indirizzo che gli vengo a dare due cazzi in culo, cretino, di un deficiente, arrivederci. Per tutti i lavori serve ingegno. Per questo è arrivato il nuovo Doblò. Con Leasing Pro, 59 canoni da 199 euro al mese. 60 mesi, anticipo 4.308 euro. Riscatto 6.619 euro. Importi IVA esclusa. Canfisso 5,99. TAG 6,96. Offerta Stellantis Financial Services soggetta ad approvazione in caso di permuta o rottamazione. Valida fino al 30 aprile 2023. Nuovo Doblò, guidato dall'ingegno. Corri in concessionaria e scopri tutte le sue soluzioni innovative. Info su fiatprofessional.it. Ognuno in fatto di alimentazione ha necessità uniche, anche i nostri cani. Per questo Natural Trainer usa la scienza per selezionare e combinare ingredienti specifici di origine naturale per soddisfare le esigenze di cani di taglia ed età differenti. Hai un cane di taglia media? Scegli i prodotti Natural Trainer Medium con radice di cicoria per aiutare la funzionalità intestinale. Li trovi nei negozi specializzati e online. Natural Trainer, l'unione tra natura e scienza. Buongiorno maestro. Benvenuti in poltrone sofà, signor Orietta. Volevo un divano comodo per me, ma anche per lo Svaldo. Provi un poltrone sofà di ultima generazione. C'è almeno il 50% di sconto sulla collezione, amore. A me piace questo, a Osvaldo si vedrà. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Guardando al futuro, tutti vogliamo usare meno carburante. Anche noi di Esso. Ogni piccolo gesto può iniziare ad aiutarci a risolvere la sfida energetica che stiamo affrontando. Come scegliere il carburante giusto o cercare alternative all'utilizzo dell'automobile. Si chiama guida consapevole. Non sarà facile, ma un viaggio di chilometri inizia con il primo passo e vogliamo farlo insieme a te. Non esattamente quello che ti aspetteresti di sentire da chi vende carburanti, ma i tempi sono in continua evoluzione e anche noi di Esso. Scopri di più su esso.com. Dai Beppe, che chi ben comincia è metà dell'opera. Ah, mi è già scesa la catena. Come? Ma dai, pensiamo a questa puntata, mettiamo il fieno in cascina. Riccardo, basta con questi luoghi comuni. Ma come? Siamo off topic, il programma dei luoghi comuni, ti ricordi? Io, te, Longoni. Eh sì, appunto, siamo qui in due, dov'è Longoni? Ma non c'è due senza il tre. E il quarto viene da sé, dov'è Roccabella? Domattina faccio la spesa, poi vado dal macellaio e infine devo chiamare l'idraulico. E la telefonata è lunga, con l'idraulico molto lunga. Off topic, fuori dai luoghi comuni.
ogni sabato alle 21 e la domenica alle 16 su Radio 24. Guardate, facciamo così, mi faccio vivo io, eh? Vi dico se sono libero, sicuro vi scrivo. Il segnale orario vi è offerto da Multimac, etichettatura cloud enterprise, per migliorare la sicurezza nella supply chain. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Cambio di prigionieri fra Kiev e Mosca e 100 soldati tornano a casa da entrambe le parti. La Russia intanto esclude una tregua per la Pasqua ortodossa. La Guardia Costiera italiana è impegnata in due operazioni, 1200 circa i migranti portati in salvo. Cauto ottimismo sulle condizioni di Silvio Berlusconi, che sarebbe in costante ma progressivo miglioramento. In due anni i prezzi delle macchine sono aumentati fino al 13%, anche i prezzi dell'usato su del 30% in soli tre mesi. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dagli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Ogni ipotesi di dialogo sembra ancora lontana. Mosca esclude anche un cessate il fuoco in coincidenza con la Pasqua ortodossa di domenica prossima. La buona notizia è che le parti sono arrivate ad un accordo su un nuovo scambio di prigionieri e un centinaio di soldati sono stati liberati da entrambe le parti. L'Ucraina non parteciperà alle riunioni del Consiglio di Sicurezza ONU sotto la presidenza russa, ormai solo di propaganda, a meno che non ci sia un interesse nazionale giustificabile. Lo ha annunciato l'ambasciatore ucraino al Palazzo di Vetro. Nessuna tregua intanto si profila in coincidenza con la Pasqua ortodossa il 16 aprile in Ucraina. L'idea non è stata proposta da nessuno, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, secondo il quale in passato qualsiasi cessate il fuoco proposto da Mosca è stato ignorato da Kiev. Quanto a possibili negoziati, Parigi difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore, ha continuato Peskov, perché è schierata con una delle parti in conflitto sia direttamente che indirettamente. La Russia dunque prosegue il conflitto armato, intensificando, fa sapere, la difesa dei suoi confini nord-occidentali dopo l'ingresso della vicina Finlandia nella NATO e concentrando la sua azione offensiva nella regione di Donetsk, dove si apprende da fonti russe la città di Bakhmut è presa al 75% e dove, afferma Kiev, le truppe ucraine hanno respinto 58 attacchi ieri e almeno 20 oggi. Le due parti sono però almeno riuscite ad effettuare un importante scambio di prigionieri, liberando ognuna un centinaio di persone. Tra loro ci sono i difensori di Mariupol, Azovstal, Ostomel, alcuni dei quali feriti o malati, afferma Kiev. E anche il Ministero della Difesa russo conferma che 106 soldati russi stanno tornando a casa dal territorio controllato da Kiev dopo un processo di negoziazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa mattina Papa Francesco è tornato ad invocare la pace al termine del Regina Coeli recitato in Piazza San Pietro. Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina. Buon lunedì dell'Angelo. E sempre la Russia ha fatto sapere di appoggiare le manovre militari della Cina intorno a Taiwan a fronte di quelle che definisce delle provocazioni. L'esercito cinese da parte sua ha reso noto di aver completato con successo la 3 giorni di pattugliamento e prontezza al combattimento intorno all'isola. Il Ministero degli Esteri di Taiwan ha invece condannato la Cina per aver minato la pace e la stabilità nella regione, aggiungendo che Taipei manterrà stretti legami con gli Stati Uniti per impedire l'espansionismo autoritario di Pechino. Una marcia di estrema destra negli insediamenti israeliani illegali e nuove vittime sia israeliane che palestinesi. Anche quella di oggi è stata una giornata difficile in Medio Oriente. Non accenna a diminuire la tensione in Israele dopo che diverse migliaia di persone hanno organizzato una marcia di estrema destra verso un insediamento illegale in Cisgiordania ad Eviatar. A guidarla almeno 7 ministri del governo Netanyahu, oltre a una ventina di parlamentari. Chiaro segnale politico che il governo intende proseguire nella costruzione di insediamenti nei territori occupati, sfidando la comunità internazionale. Questo mentre è morta Lucy Dee, la donna anglo-israeliana 48enne rimasta gravemente ferita venerdì in un attentato palestinese ad Amra. In quell'attacco
attacco erano decedute le sue giovani figlie Maya e Rina. La donna era rimasta in coma negli ultimi giorni. Con lei sono salite a 19 le vittime di attentati terroristici nel paese da inizio anno. Ucciso anche un 15enne palestinese nel corso di un raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Lo scontro a fuoco è avvenuto nel campo profughi di Akbat Jaber nei pressi di Gerico. Due altri palestinesi sono stati ricoverati in ospedale. Ed è stato intanto reso noto che l'aereo che riporterà in Italia la salma di Alessandro Parini, il connazionale ucciso nell'attentato di venerdì sera a Tel Aviv, arriverà domani intorno alle 14 all'aeroporto di Ciampino. Sempre domani gli amici che si trovavano con lui in Israele saranno sentiti dai carabinieri del ROS. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è stata un'altra giornata di sbarchi, quella di oggi in Sicilia, diversi anche i salvataggi di migranti in mare. Sono oltre 2.000 i migranti sbarcati in Italia da venerdì ad oggi. Per altri 1.200 sono in corso due operazioni di salvataggio. Un peschereccio con circa 800 persone a bordo è stato intercettato nello Ionio ad oltre 120 miglia a sud-est di Siracusa, in acque sari italiane. Ai soccorsi, coordinati da nave Peluso della Guardia Costiera, partecipano anche tre motovedette e una nave mercantile. Circa 400 sono invece i migranti che si trovano su un secondo peschereccio segnalato da Alarm Phone a 170 miglia a sud-est di Capopassero. In questo caso l'intervento è gestito da nave Diciotti con l'assistenza di due mercantili. Dopo gli sbarchi degli ultimi giorni, lo spot di Lampedusa intanto è di nuovo al collasso. Soltanto tra sabato e Pasqua sono stati più di 1.700 i migranti arrivati sull'isola a bordo di piccole imbarcazioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'altra giornata di visite per Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì al San Raffaele di Milano. Nel pomeriggio hanno lasciato l'ospedale il fratello Paolo e l'amico Fedele Confalonieri. Nel nuovo bollettino medico diramato questa mattina si parla di condizioni in miglioramento e di cauto ottimismo. E avrebbe già trovato una famiglia Enea, il neonato lasciato ieri dalla madre nella culla per la vita del Policlinico di Milano. Policlinico che ha fatto sapere che il tribunale affiderà il bambino ad una famiglia che si era già resa disponibile ed era stata valutata idonea. Sono giorni di grandi spostamenti questi, in queste ore rientro dalle vacanze di Pasqua oppure dalla tradizionale gita fuori porte, purtroppo non mancano incidenti e code, naturalmente vi rimandiamo anche ai nostri aggiornamenti di Strade in Diretta. Per molti le ultime ore del ponte di Pasqua si trascorrono in coda. In Liguria le autostrade sono il solito imbuto che risucchia carovane di veicoli impantanati sulla via del rientro. Sulla costiera amalfitana la coda è un serpentone lentissimo, un'ora di attesa per bucare il traforo del Monte Bianco. Si torna dal mare e dai monti, ma pure dalle città d'arte. Per Assoturismo 1,7 milioni le presenze nelle mete culturali, con 190.000 pernottamenti in più rispetto alla Pasqua 2022. Al Museo Egizio di Torino quasi 19.000 visitatori in tre giorni, più di 9.000 solo oggi alla Reggia di Caserta. Tiziana Maffei è la direttrice. Grandissimi flussi, grande voglia di libertà, di cose belle, di natura e anche di stare insieme. A Firenze apertura straordinaria dei musei con tanti stranieri. Sia alla Galleria degli Uffizi che anche a Palazzo Pitti nei suoi vari musei e ovviamente tanta gente con la bella giornata ai Giardini di Popoli. A Venezia si tocca quota 100.000 e a Roma al Colosseo i bagarini fanno affari. Non ci sono biglietti sulla piattaforma. I turisti devono pagare 50-60 euro per un biglietto per entrare al Colosseo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Città d'arte e mostre dunque, ma anche tanta voglia di stare all'aperto e del primo mare. È andata bene nel nord Italia, pioggia e freddo invece al sud. A Foggia oggi pomeriggio eccezionale grandinata e temporali sulla Calabria. E allora sentiamo le voci raccolte da Andrea Ferro a Viareggio e Gallipoli, quindi in Toscana e Puglia. Giornate di sole, quindi tantissima gente che con queste giornate vuole sicuramente prendere i primi raggi di sole della stagione. Assolutamente una Pasqua positiva, addirittura rischiamo di non riuscire a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano. Veramente tantissima, tantissima gente. C'è pioggia, c'è vento, i gradi sono bassi, diciamo che non sono proprio estivi e piacevoli. Attendiamo tempi migliori.
E sentivamo dunque di quanti italiani sono in queste ore in coda in auto verso casa, auto che sono sempre più care anche nel mercato dell'usato. Auto sempre più costose sulla scia di un'inflazione che morde il potere d'acquisto degli italiani. Secondo un'indagine di Assoutenti, i listini delle autovetture hanno registrato un boom, al punto che oggi il prezzo medio di un'auto supera nel nostro paese i 26.000 euro. Considerato che nel 2013 per acquistare un'autovettura nuova si spendevano in media 18.000 euro, la crescita è stata del 44,4% in appena 10 anni. Secondo gli ultimi dati Istat, a marzo i prezzi delle auto nuove sono saliti del 6,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dietro rincari c'è la firma dell'avvento delle auto elettriche sul mercato, i cui costi elevati hanno alzato la media, ma anche la crisi delle materie prime, dai microchip alla componentistica, materiali sempre più rari e costosi. Il quadro non migliora se dalle auto nuove si passa ad analizzare il mercato dell'usato. Secondo Federcarrozzieri, nel 2022 i prezzi delle auto di seconda mano hanno subito un rincaro medio del 24%, fenomeno che prosegue anche nel 2023, al punto che nei primi tre mesi dell'anno l'aumento dei listini si aggira attorno al 30%. Andrea Carli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È morto all'età di 70 anni Lasse Wellander, storico chitarrista degli ABBA. Era malato di cancro da tempo. Lo stesso gruppo svedese ad annunciarlo sui social. Sei stato un fulcro nelle nostre vite ed è inimmaginabile che ora dobbiamo vivere senza di te, scrivono i componenti della band. Siamo alla pagina sportiva, il tennis con la prima vittoria a Monte Carlo per Matteo Berrettini. Nel giorno d'esordio a Pasquetta l'azzurro supera lo statunitense Maxim Cressy, numero 38 ATP, in 1:26 e vola al secondo turno. Calcio invece fermo per il fine settimana di Pasqua, ma per le squadre italiane inizia una settimana importante per le coppe. La settimana santa, quella vera, è appena passata, ma per chi segue il rotolare del pallone tutto sta per cominciare. Nei prossimi 10 giorni si disegneranno molti destini anche futuri, perché è impossibile pensare che ad esempio Inzaghi senza la Coppa possa restare a Milano. Il Benfica, che pur in Portogallo qualcuno racconta in flessione, è con il Napoli la grande sorpresa della stagione europea. E tra Lisbona e il ritorno c'è sabato una specie di derby col Monza che in prospettiva peserebbe pure di più. Intanto Skriniar e Çalhanoğlu sono rimasti a casa per le cure. Le luci del mercoledì saranno tutte a San Siro per Milan-Napoli, parte prima. Vigilia di quelle febbrili classiche in cui i dottori e gli stregoni entrano ed escono dagli spogliatoi, dato che ci sono le stelle più attese da riaccendere su tutte. Osimhen, che non saremmo sorpresi di vedere almeno in panchina. In quest'anno di grazia pure il giovedì diventa notte impegnata con 3 partite in fila per i quarti delle altre coppe che per noi sono pure più possibili. L'altra grande di Lisbona, lo Sporting, per la Juventus, viaggio a Rotterdam in casa Feyenoord per la Roma, un po' più in basso la Fiorentina in Polonia con il Lech Poznan. Carlo Gente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Anna Riva. Prossimo GR24 alle 20. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Noi oggi, se compriamo un TV moderno, sì, abbiamo una barra delle applicazioni dove troviamo le applicazioni principali, che poi quasi sempre sono i principali servizi di streaming, guarda caso, ma il grosso dell'interfaccia è dedicata a film, serie TV, tutti mischiati insieme in una unica interfaccia, con un motore di raccomandazione che mano a mano che l'utente inizia a utilizzare il televisore comincia a raffinarsi, a imparare i gusti dell'utente e a cercare di fornire contenuti più mirati. Ed essenzialmente il modello di rete neurale impara che a una certa sequenza di testo, o diciamo più precisamente di suoni o di fonemi, corrisponde un certo audio che è stato appunto pronunciato dallo speaker. La capacità del sistema di intelligenza artificiale è quella di imparare e di generalizzare. Se poi dirò al sistema di pronunciare una frase diversa, lui ha questa capacità di pronunciarla perché ha imparato essenzialmente come si pronuncia la lingua. Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Trento torna ad animarsi con il Festival dell'Economia, dal 25 al 28 maggio, organizzato da Trentino e il Gruppo 24 Ore. Nella 18ª edizione, il futuro del futuro. Intelligenza artificiale, transizione ecologica, economia digitale e molto altro. Oltre 250 eventi per capire assieme come affrontare le sfide di un mondo nuovo. Senza dimenticare il Fuori Festival, incontri e spettacoli per parlare di futuro da un altro punto di vista. Festival dell'Economia di Trento, 25-28 maggio. Festivaleconomia.it. Questo è il rumore di un open space. Questo è il rumore di un open bar. E questo è il rumore di un open day Yamaha. Vieni a provare il modello dei tuoi sogni. Puoi vincere fantastici premi Yamaha e due biglietti per la MotoGP. Regolamento su yamahamotor.it. MT Day, sabato 15 aprile. Corri dal tuo concessionario Yamaha e scopri anche le nuove e-bike. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Donne, è arrivato Giuseppe Ricci a rota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Io sono andato a pagarla la bolletta. Non so se voi l'andate a pagare. Se non andate a pagare, bene, perché siete complici dell'aumento, vi sta bene. Questo è ancora poco. Ancora dovete piangere. Renzi ve l'ha detto bene, dovete soffrire. Perché voi siete complici di questi dittatori. Date mandato al Movimento Italia. Usciremo fuori dall'Europa, dalla NATO. A quel bidone ti metteremo la patata. Avete votato questi plebeo. Che cosa volete? Reclamate, piangete. Se vi devono togliere il reddito di cittadinanza, lo aiuterò pure io la Meloni a farvelo togliere. Ma secondo voi, in quel movimento lì, ci sono dottori, avvocati, giudici, professori, binomi, che pittori, testa di cazzo, hanno dato il comando alla donna, vuol dire che non ci stanno i coglioni. Mi chiedono che cosa pensi della Meloni, non voglio offendere le donne, io con le donne mi tolgo il cappello, però le donne sono comandate, le comandano. Lei deve pensare una cosa, che la donna ha fatto fesso il diavolo. A parte che poi un po' la colpa è anche vostra. Avete scelto mercato libero. Quando c'è un mercato libero c'è dittatura, c'è fame, c'è rovina. Io penso che questo governo durerà poco. Non vi lamentate, non vi lamentate più. Quello ha detto che a fine mese non ci arriva, sei fortunato che stai arrivando a metà, perché fra poco nemmeno più la metà arriverai, se cammini sempre con questa testa. Oh, Ricci! Chi è? Sono Cruciani, come stai? Ma io sto bene. Meno male, questa è la cosa importante innanzitutto. Questa sì, è sì, la sì, cosa, carità, certo. Assolutamente. Senti, volevo una tua opinione sul caso come si chiama quell'anarchico? Sai, Galetto? L'anarchico, quello di cui si parla. Ma chi è questo che sta vicino a te? Il dottore? No, quello è Parenzo, quello non è anarchico. Dimmi caro. Ah, Parenzo è il dottore? No, sì, quello è... Sì, il medico della mutua. Cospito! Ah, Parenzo è il medico della mutua. L'anarchico cospito. Come quello si chiama che sta l'anarchico in galera? Come si chiama l'anarchico, Ricci? Lo sai, non so, no? Non lo so. Ma quello non che sa un cazzo di niente questo qua. Non sa niente di niente. Quello che sta facendo lo sciopero della fame in carcere. È beata lui. Beata lui. Un po'. Ma che dice questo scemo? Questo sta facendo lo sciopero della fame. Scemo. Sta facendo lo sciopero della fame perché è contro il 41 bis. Ma chi è quest'altro stronzo che sta a parlare vicino a te? Sì, è Parenzo. Ma lei non sa niente. Lei da oggi. Ma lei mi dice che è Parenzo, no? Ma lei
lei sa, scemo, Ligo, che la ma lei la... sa cos'è ma... il 41 bis? Parente, ma lei sa che cos'è il 41 bis oppure no? Ignorante d'una capra d'un ignorante. Ma il 41 bis ci vuole a voi. No, ci vuole a voi che siete cretini. Ma perché ancora ci vuole a voi? Al 41 bis. No. Ma che ci vuole a voi? Come parla? Perché a voi? Come parla? Il 41 bis ci vogliono ai stronzi come te. No, per gli stronzi. Ci vogliono ai stronzi. Ma come fa? Ma lei va tutto sgrammaticato. C'è una frase. Palenzi, grammaticato il cazzo. Ma lei c'è una frase che sa pronunziare dove ci sia il verbo, il soggetto, il verbo, allora, dimmi, la melone, dimmi, la melone, la sì. melone, sì. T'ha Meloni. Fatto merda per televisione. Cosa ha fatto? Non lo so, t'ha fatto merda. Sallucci l'ha chiamato, cretino. Ma vuoi finire di fare curacce di merda o no? Aspetti un attimo, però lei dovrebbe imparare a parlare intanto. Ma chi è sto cazzo? Ma chi è sto cretino? Lei dovrebbe iniziare a parlare. Lei dovrebbe iniziare a parlare in italiano. Si chiama Cairo. Lei dovrebbe iniziare a parlare in italiano. Questo è il tema. Lei dovrebbe iniziare a parlare in italiano, almeno articolando delle frasi molto frasi semplici. Io ne sto facendo una cosa. Posso dirle una cosa? Tu sei nato coglione proprio. Fallo parlare. Lei è un povero idiota, ignorante, analfabeta. Vi farò l'amnistia di tutte le cartelle esattorane. Non pagherete più niente. Le bruceremo. Incominceremo una nuova vita, una nuova Italia. Quelle che dobbiamo bruciare. Allora, con le cartelle esattoriali. Esattoriale, sì. Dovrebbe togliere un po' di mezzo. Sì. Di dare un po' di sospiro. Sospiro, certo, sospiro è importante. I sospiri sono importanti, i sospiri sono fondamentali. Dare un po' di sospiro alla popolazione, no? Bravo, esatto. Togliere le cartelle esattoriali. Ci tolgono. Ma se bisogna dare sospiro alla popolazione, lo vogliamo dire chiaro? Ma che vuol dire in italiano sospiro? Aspetta. Ricci? No, si intromette questo Parenzo. Allora, voglio dire, bisogna dare alla popolazione un po' di sospiro, se no altrimenti che cazzo facciamo? Dai. Esatto. Cioè, allora, è come quando, per esempio, quando uno fa una cosa di abusiva, una casa abusiva, anche quello si poi può automaticamente riesce il condono, paghi quei 4 soldi e sì, fatto ma certo, ma che cazzo ci frega in fondo la casa abusiva o no? Uno l'ha fatto perché aveva bisogno o sbaglio? Bravo, allora se queste cartelle, questi signori qui non le possono pagare, persone qui dove sto io, sì, che vivono ancora in macchina, io li vado a trovare, ci vado a parlare. Vabbè, magari queste persone qui o hanno fatto i furbi. Bisogna dare sospiro. Bisogna dare sospiro. Di essere in quella maniera. Votaricci. Che pagavi 800 lire. Sì. No, tu lo fai pagare un euro. Quella è una vergogna. Effettivamente è vero. Il caffè deve costare. Io direi di fare il prezzo bloccato. Perché non facciamo il prezzo bloccato, Ricci? Lo faccio io. Allora, io vedo, io faccio dei video, vado a parlare in piazza, però vede che la maggior parte sono pecorone. Questa è l'Italia che voi volete, italiani. Adesso parte di voi, di pecoroni, faranno le finanziarie per andare in vacanza. Poi quando venite avete la fame, vogliamo pane e lavoro. Adesso dovete cercare pane e lavoro, non dopo le vacanze. Vergognatevi. Che cazzo dice? Un lestofante. Che cazzo perché dice? Considera un lestofante il signor Parenzo? Senti, che parente, la maggior parte degli italiani. Sì. Nessuno lo vuol sentire, sì. Nessuno lo vuol vedere. Lei volte che dice stronzate. Sì, direttore, lei è un leader di partito, giusto? Sì. Ho capito bene, stiamo partito parlando con un leader Italia, di partito. Partito Grande Italia. No, è Partito Grande Testa di Cazzo questa qui. Io non ho mai sentito tante idiozie. Ma questa testa di cazzo te lo metti nel culo, stronzo! Idiozie
sgrammaticate, povero imbecille. Questa testa di cazzo che stai dicendo te lo metti nel culo. Ma quale leader di partito sei tu? Calma Ricci, perché ti stai scaldando così? Dai, su, perché? Perché lui mi sta dicendo che sono una testa di cazzo. Sei un povero analfabeta idiota. Ma tu sei uno stronzo. Però, è un pezzo di merda. Ma proposte del cazzo, è un ubriacone, dai. Sono ubriacone. Ma gli pisci in culo a te, dicendo come te è stronzo. Alfabeta che non sei altro. Toglietevi i soldi dalle banche, toglietevi la carta per il bancomat, non fate sapere i cazzi vostri a loro, perché noi i loro non li sappiamo. Dobbiamo andare alla lira, è la nostra Italia la lira. Noi siamo nati con la lira, non siamo nati con il sciacallaggio. Io, ignorante e analfabeta, ci sono nato. Tu ti sei fatto da solo. Fermi tutti, però io volevo sapere da Ricci, senza che la cosa degeneri, volevo fare una panoramica sull'attualità. La panoramica, alla panoramica ci sono stato un'oretta fa. Sì, ho capito. A fare spesa, no, a sì, panoramica. Una panoramica vuol dire una non è il supermercato, però. Ma non mi state a rompere i coglioni tutti e due. Scusi, non sa niente. Lei lo sa quello che va a Sanremo? Come si chiama quello dell'Ucraina? Come si chiama quello che hanno invitato a Sanremo? Il presidente ucraino, è giusto. Ma come si chiama? Non lo so come si chiama. Dovete dire voi, testo di cazzo che siete. Zelensky. Allora, voi me lo chiedete a me, vuol dire che voi siete due teste di cazzo, non lo sapete. Zelensky, allora, provi a ripetere, Zelensky. Ecco, quello se va a Sanremo è giusto. Sì, perché quello, il mestiere suo è tabarettista, è chitarrista. Come tabarettista? I stronzi come voi che l'hanno votato. No, io non ho votato nessuno, quelli ucraini. Io sto dicendo i stronzi come voi che l'hanno votato in Ucraina. Ma io non l'ho votato in Ucraina. Posso dire che io non capisco un cazzo di quello che sostiene questo fuori di testa. Ma è un cretino. Che pensa Ricci della comunità omosessuale, dei gay? Ma a me fanno bene se ve lo chiamano nel culo. Se ve lo mettono nel culo fanno bene, omosessuale. Perché voi mi sa che siete uguali a loro. Uguale a chi, scusi? A questo che tu hai nominato. Ma i sessuali, che hai detto prima? Hai visto la sinistra? La scafista ha cacciato il clitoride. E ve l'ha messo nel culo. La scafista? Non so chi è la scafista che ha cacciato il clitoride. La scafista ha cacciato il clitoride. Ma chi è la scafista? Vi ha rotto il culo a voi della sinistra. Scusi, Lorenzo, tu meriti. Direttore, tu meriti. Hai rotto il culo. Lorenzo, tu con Giuseppe Ricci, Movimento Italia, ci lasci. Non mi vedete. Le penne. Lei da ospedale psichiatrico, Ricci, diciamo la verità. Non è possibile parlare con lei in nessun momento. Lei non rispetta gli omosessuali. No, assolutamente no. Ah, lei non li sopporta allora? Mi dica la verità. Ma io non sopporto. Tu vai rompendo il cazzo per televisione a Del Debbio. A favore, ho sentito dire che ti lavi un paio di volte alla settimana. Sì. Ma non meno, ti vergogni. Meno. Sì, ma non c'è di merda, ma non ti vergogni. Ma che te ne frega te? Ho sentito dire che Luciano si lava due volte alla settimana. Ma che te ne frega te? Perché quando accendo la televisione sento quella puzza. Vabbè, Ricci, sei un coglione, diciamo la verità. Sei un imbecille totale. Comunque mi hanno detto che sei a favore del matrimonio gay. Sì, ok, Parenzo. Senti un po', quando c'hai un po' di te... Trovi, esci fuori, vedi qualcuno che ti rompe il culo, ciao! Venite con Movimento Italia, ci associamo con Putin, lì avremo la sicurezza, con queste europee non avremo la sicurezza. Ascoltate Movimento Italia, chi è d'accordo mi telefona, mi chiama. Associamoci con Putin, a me e a Giuseppe Ricci dell'Ucraina,
Non mi si passa manca per il cazzo. Se interessa a lei, se ne vada lei in Ucraina. Come ha detto la sua presidente, a uno se non gli piace se ne vada in Germania. Tu sei un venduto. Mi hai telefonato, mi hai mandato i documenti che ti volevi scrivere. Tu sei un venduto, tu sei un lebroso, non ti devi degnare di chiamarmi. Tu sei un pezzente, tu te la devi fare con l'amico tuo parente, con la tua amico Cruciani, Prodi, di questi due megalomani. Io non me ne inculo. Stronzo, stronzo, stronzo. Io ho il mio movimento, io ho il mio partito, non ho il partito stronzo e grosso come voi, pezzi di merda, ti sei associato con Parenzo, con Cruciani, io a Prodi non lo conosco, Draghi è come te, è un venduto come te, stronzo. Sei giovane, vergognati. Ti metti a sentire quel pezzo di merda di Cruciani e quello stronzo testa di cazzo di Parenzo. Stronzo, vergognati. Sei giovane, vergognati. Stronzo, sei giovane. Sei stronzo, sei gognati. Stronzo. Vai a lavorare. Ricci? Sì? Qui Cruciani, come stai? Sto bene, tu come stai? Beh, amico mio, che ti devo dire? Siamo tutti in attesa di questo governo. No, no, io non sono in attesa di un cazzo, Cruciani. No, beh, anche tu lo aspetterai come tutti, diciamo. Ma a me non mi interessa proprio. No, ma tu come la vedi la Meloni? La vedi bene? Ma la Meloni la vedo una bella donna. Beh, attraente, questo... a me piace. Ti piace la Meloni adesso? Le bollette, per esempio, come lo risolveresti il problema delle bollette? Ma come, tu stai in televisione insieme col Del Debbio? Io stai a parlare insieme con cosa di come cazzo Paolo si chiama quel credito e non parli. No, ho parlato che bisogna ribellarsi. Ma che cosa hai parlato? Bisogna ribellarsi all'aumento delle bollette, cazzo, adesso mi stai riprovando. Io ti vedo a Del Debbio, non dici un cazzo quando stai lì in televisione. Ma che non dico un cazzo, ho detto che non bisogna pagarle, le bollette. Ma che cazzo dici, ma che sei impazzito, ma che hai visto tu, che televisione hai visto, hai cambiato, hai sbagliato canale forse. Cruciani, vede che io fino a 2 anni fa avevo una pizzeria e sala da ballo. Pure la sala da ballo, adesso non ce l'hai più però. Adesso non ce l'hai più. È stata venduta e mi sono salvato. Si salvi chi può. Ma ho capito, si salvi chi può, ma è una roba. Scusami però, abbi pazienza. Scusami Cruciani, ho sentito una voce che non mi è nuova vicino a te. Sì, ma non è che è quello stronzo di Parenzo, no? È qui Parenzo, è qui. È qui Parenzo. Allora, ma come, stavo su Telegram, mi ha mandato il messaggio che mi dovevo inserire insieme con lui. Ma chi? Quello non è su Telegram, Parenzo, non è. Ma su... Sono stato in silenzio, Ma come, la faccia è sua? Sì, sono stato in silenzio perché mi ha dato una grande lezione di sintassi lei quando parla. Ogni volta che parla mi dà proprio lezioni anche di italiano. Non si dice "ah", capito? Quando lei dice "andato a Telegram", non si dice in italiano. Vabbè, quello parla come vuole. Ma Ricci parla come vuole. È un povero cretino. Ma quello parla come vuole, Ricci. Ma perché se Cruciani la intervista come se lei fosse la premier inglese, dandole quella rilevanza là, e nessuno le ricorda che invece lei è un cretino. Adesso mi frega a me, tu vieni a rompere il cazzo a me per telefono. Mandatevela a fanculo, sti stronzi. Ma che. Griller alle prime armi o maestro del barbecue? La scelta giusta è sempre Weber, la qualità che ha fatto la storia. Barbecue a gas, carbone, elettrici o a pellet, facili da usare e adatti ad ogni occasione. Per una grigliata classica oppure low and slow. Weber, molto più di una griglia, uno stile di vita. Trova il tuo barbecue e i punti vendita su weber.com. Ogni spostamento ci ispira. Per questo in Italia nasce Mundis, per gestire infrastrutture e servizi innovativi di mobilità sostenibile e dare un nuovo ritmo alla tua vita in movimento. Mundis. Improve moving life.
Inizia il tuo viaggio on the road verso la digital transformation. Prossima tappa Industria 4.0 e 5.0. Parti con noi! VAR Group, con il suo programma Industrial Next Generation, ti guida verso la completa digitalizzazione della tua impresa, valutando il tuo grado di maturità digitale e pianificando un percorso per ottimizzare i processi, migliorare il lavoro e ridurre gli sprechi, per essere più competitivi e sostenibili. Inizia il tuo viaggio con Digital Industries di VAR Group. Mai senza Monge. Quanta allegria con i nostri amici a quattro zampe. Noi di Monge pensiamo a farli stare bene proprio come voi. Da 60 anni li nutriamo con amore, gusto e qualità made in Italy. Monge Natural Super Premium. Le crocchette con la carne come primo ingrediente e prebiotici per il benessere intestinale. E da oggi provate i nuovi Monge Gift. Gli snack funzionali con tante ricette grain free a basso contenuto calorico. Monge, il pet food che parla chiaro. Goditi il giardino senza pensieri con Automover. Da 25 anni Husqvarna migliora i robot tagliaerba per creare la gamma più affidabile sul mercato. A batteria, silenziosi, resistenti alle intemperie, adatti a piccole e grandi superfici e pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com. La zanzara. Roberto Di Giandomenico sostiene di essere la reincarnazione, non so come posso dire, di quanti apostoli? Un apostolo, un profeta e San Giovanni il Battista. Tre allora, tre o uno? Tre o due? No, non piangere adesso. Non piaggia adesso. Quanti? No, è una cosa molto seria, ce l'hai davanti. Pensi che sia un pazzo? Non mi sembra. Da quando è entrato? Da quando l'ho visto? Ma no, perché? È un signore persona... con la barba. Ma no, però è una persona che sicuramente ha avuto un trauma, qualche cosa. Perché comunque. Perché allora, lei è la reincarnazione di che cosa? Elia, San Giovanni Battista e Giovanni l'Apostolo. Tre erano due l'altra volta. La settimana scorsa erano due. Se ti informi biblicamente, Elia e San Giovanni Battista la stessa identica. Ah, vabbè, allora sono due. Quindi basta leggere i Vangeli. Ma allora sono due o tre. Basta leggere i Vangeli. Ma quanti sono allora questi apostoli? Gli apostoli sono 12. Poi dopo sono diventati 100. Però perché allora i suoi apostoli sono soltanto tre? Quelli che si sono reincarnati. Siamo tutti e 12 qui in Italia. Non è nessuno. Aspetta, che vuol dire? Siamo tutti qui in Italia. Cioè, che vuol dire che siamo tutti qui in Italia? Tutti sono stati reincarnati. Chi ha fatto del male a Gesù e chi al seguito. Vero che sostiene di avere pranzato o cenato con Gesù? Certo. Ma dove? Come certo? Certo. Ma dove? Certo, ho pranzato con Gesù. Ma che occasione, scusi, mi faccio questa è grossa. Fai impazzire, però, ma perché ha pranzato con Gesù? Questa è grossa. Perché è vero. Senta, sì, ma quando è successo? Secondo lei, scusi, quando è successo? Io adesso le voglio dare 2000 credito. 2000 anni fa. Ma lei non c'era 2000 quando anni fa? Quando è nato lei? In che anno è nato lei? Io normalmente sono nato nel 63. Normalmente, un altro che dice normalmente. È nato nel 63, come quell'altro che ha l'atto di nascita. Lei è nato nel 63. Ma l'atto di nascita, non c'è niente a che vedere con me. Sì, ma scusi, lei è del 63, ma in realtà era vissuto anche prima. Sì. Cioè lei ha cenato con Gesù. Sì. E che cosa ma perché detto? Lei? Ma tuttora ha dei contatti con Gesù? Quello che tu sai che è scritto sulle scritture, ma quello che ci siamo detti. Tuttora lei ha una comunicazione diretta? No, c'è più adesso. Ma non le serve perché lei è la reincarnazione di un apostolo, diciamo, no? Quando mi parla nel cuore, so quello che devo dire o quello che devo fare. Ma adesso l'ha sentito in questi giorni? Adesso è lui che parla, non sono. Non è lui? No, è lei che parla. Non è lui? No. E chi sta parlando in questo momento? È Gesù che parla. È il Signore. È il Signore. Fermi tutti. Scusi, legge da solo. Il nuovo ordine mondiale da chi è rappresentato oggi? Cioè che è quello che dominerà il mondo con l'anticristo, Bill immagino. Gates. Bill Gates. Bill Gates e tutti gli altri nomi, sono 700. Non è che stavolta sono 700. 700 più i seguaci. 700 più i seguaci. Senta, qualcuno qua vi chiede, lei ha fatto, mi ha detto, lei è stato a cena con Gesù, mi hanno detto, no? Sì. L'ultima cena. L'ultima cena. Ah, lei papà diceva proprio all'ultima cena. No, ma non c'è. Allora, amico, io stavo al top, io pensavo fosse una cena qualunque. Ah, no, lei proprio diceva all'ultima cena. Certo. Ah, vabbè.
bene il posto in prima fila, amico mio. E io pensavo come fosse. Ma fa a dire una cosa del genere? L'ultima cena. Se la stiamo mica scherzando. No, ma come fa ad aver partecipato all'ultima cena? C'era l'ultima cena con lei. I posti sono già decisi. Sono già si sanno, c'erano conosciuti. È stato tanto disegnato, diciamo, c'è un affresco anche piuttosto famoso. Un affresco non dice due cose. Ah, mancava lei quell'affresco? No. Siamo a delirio qui, lo sai. Mancava la Madonna, la mamma, e mancava la Maddalena. Sì, d'accordo. Per forza c'erano sull'ultima cena. Ma dov'era la Maddalena? Che c'entra lei, però, scusi? Lei che faceva lì? Lei che faceva lì? Scusi. C'erano gli apostoli, c'era anche. San Giovanni o San Giovanni? Ah, è vero, c'è. Vabbè, sì, certo. Sono l'unico apostolo che mi sono messo sul corpo di Gesù. Ma che avete mangiato l'ultima cena? Così facciamo anche il menù finale. Ma è importante, se lo dico io. Si mangiavano focacce, della carne secca. Chi aveva fatto la carne? Chi l'aveva cucinata? Barabba. Chi l'aveva fatta? Barabba. No, non lo so, chiedo. No, è vero, quella è stata. Vuoi sapere che fine ha fatto Barabba? No, perfetto, chi volete libero? Gesù o Barabba? Disse Ponzio Pilato. No, Barabba. Vabbè, Barabba. Diciamo, Barabba ha ammazzato Mastella dopo 40 giorni. No, ma Mastella. Dopo Ponzio Pilato. No, ma scusi, però il menù quindi erano delle focacce. Perché io sono. No, vabbè, ma che sono? Focacce, carne secca, verdure. Verdure di stagione. Ma tutta legumi. E chi aveva legumi secchi, fagioli. Ma che, fregatene, l'ultima cena adesso, ma che te ne frega adesso? Era un locale, era un locale d'epoca. Come e un locale, locale d'epoca, certo. D'epoca. Un locale d'epoca, un locale d'epoca, scusi. Era un locale, una trattoria come fosse oggi. E dove sei? Una trattoria, Gesù, dai. Però io non l'ho mandato a fare in culo per un rispetto enorme, perché mi sta anche simpatico, ha gli occhi dolcissimi. Però, sarà chi mi dice che quello c'era era una un stanza attigua sopra, è stato allestito. Ma non era un bed and breakfast, porca puttana! Lo dici tu. Guarda, i bed and breakfast l'hanno inventato i romani. Cioè c'era sopra anche da dormire. Era una locanda. Il McDonald's di oggi l'hanno inventato i romani. Non l'ha inventato l'America. Quindi avete mangiato carne secca. Carne secca, legumi. Legumi. Il dolce c'era, i legumi dell'ultima cena? No. Non c'era il dolce. Porca miseria. Quante persone ci sono che sono la reincarnazione di questi apostoli in giro per l'Italia? Ma... Quanti siete? Sono 7 donne e 5 uomini. 7 donne e 5 uomini. Ma come fa? Ma come uno come fa a essere. A me incute il fatto che lo dica con serietà. Cioè io pensavo fosse uno svalvolato, invece vero qua davanti, è incredibile. E questo è il punto. Cioè, non ho capito. Sono 7 uomini e 5 donne, sì, che sono la reincarnazione dei 12 apostoli. Sì. Lei è la reincarnazione di 2 apostoli. Ma un apostolo. Un apostolo? Siccome Giovanni Giovanni ma stava. Giovanni? No, Giovanni. No, non dire stronzate. Giovanni era il discepolo di San Giovanni Battista. Sì. Perciò è unificato. È unificato. È unificato. È un apostolo in due. Unificato, come il CUD. Parti uno, parti via due. Adesso non per essere. Però sostanzialmente, come al supermercato, dici come vedrà, ora c'è un'offerta speciale di 2 apostoli. Vorrete sapere chi è Ponzio Pilato? No. Chi è Ponzio Pilato? Lo sappiamo, è il romano, l'imperatore romano che decide. No, non chi è neanche quello. Clemente Mastella. Come scusate? No, ma no, scusate, adesso la prendo. Cosa vuol dire? Prima di andare via dalla politica ha buttato fuori 300.000 assassini e ha condannato il signore. Ma chi? No, ha condannato nessun signore, il povero Clemente Mastella. In forma di se Mastella, come ministro di grazia e giustizia, ha liberato 300.000 assassini. Adesso lo chiamo. Ha liberato 300.000. Chiamo Mastella. Io chiamo Mastella. Non ci mettiamo nei casini con Mastella. Chiamo Mastella. Chiamo Mastella ed è vero. Adesso lo chiamo. Chiamo Mastella. Ma che c'entra? Questo ha liberato delle persone che c'entra Ponzio Pilato. No, ha liberato dalle carceri. Gli dico che sei Ponzio Pilato. Ha liberato dalle carceri. Ma vi siete mai sentiti con Clemente Mastella? E lui sarebbe l'incarnazione di Ponzio Pilato. Sì. Adesso lo chiamo in diretta, guarda, qui vediamo squilla il suo cellulare privato, vediamo se risponde perché c'è molte cose da fare. Clemente, scusami, sono David Parenzo in diretta alla Zanzara, come stai? Bene, bene, grazie. Scusami, sei qui in diretta alla Zanzara, c'è un signore che è nostro ospite che dice che sei la reincarnazione di Ponzio Pilato. Ma veramente così ha detto? Così ha detto. Signor. Sì. No, io decido, Ponzio Pilato non decideva, io decido. Ecco, appunto, vedi. No, perché dice che hai liberato 300. Hai liberato le carceri. Hai liberato le carceri, dice, che quando eri ministro della giustizia. Ah sì o no? La cosa è giusta, la ritengo giusta quella. Sì, dunque è tutto vero. Dunque lui l'indulto. Sì, ma lui pensa che liberando queste persone tu hai fatto come Ponzio Pilato. Che c'entra Ponzio Pilato? Scusi, però. Che c'entra Ponzio non Pilato? Lo dico io, lo dice Ponzio il Padre Pilato Eterno. Lo dice il Signore, non lo dico io. A Gesù Cristo, anzi, invece ho liberato i carcerati. Bravo. Lui dice che il Padre Eterno è il Padre Eterno che glielo dice. Cioè, il Padre Eterno che dice che tu sei Ponzio Pilato. Vabbè, insomma, una cosa. Grazie, Clemente, scusami per il discorso. Che posso fare io? Sì, no, stavi mangiando, Clemente? Ah, sto cenando, sì. Scusa per il disturbo, grazie. Era una precisazione. Ciao, buon lavoro, Clemente.
Capito? Non mi inviti mai da te tu. No, ti invito prestissimo in onda. Intanto ti abbraccio. Grazie, Clemente. Grazie molto. Allora, perfetto. Era in diretta l'ex ministro della giustizia, l'onorevole Clemente Mastella. Però, scusi, attimo, ora, dire che l'ex ministro fatto della l'indulto giustizia... Non... Non, ha fatto l'indulto, ma non è Ponzio Pilato! Basta stronzate! Lo dici tu. Basta stronzate! Mi ha detto Gesù Cristo. Certo, lo dice lui. Io ti consiglio di leggere Apocalisse 2. Ma no, ma quello va benissimo, anche allora, il 3 e il 4. Ma lei quando a casa, il Signore ritornerà, tutti lo vedranno, anche chi lo crocifisse. Ma io che non te voglio... fa significare questo? Ma io non che ho significa? Crocifisso nessuno. Che significa? Che significa? Perché già stanno qui. Ma chi? Chi sta qui? Chi ha detto crocifiggere e chi no? Ma io e dove stanno? Dove stanno? In Vaticano ce ne stanno di peggio. In Vaticano? Che hanno fatto? Certo. In Vaticano vogliono... Cioè, hanno intenzione di crocifiggere di nuovo Gesù. Il Vaticano ha intenzione di riformare l'impero romano risorto e ci riusciranno. Di riformare l'impero romano, no, Vaticano. Ma Bergoglio, lei come lo considera Bergoglio? Bergoglio andrà a finire male. Come? In che modo? No, però scusi. Gli sparano in fronte, purtroppo. No, ma come gli sparano in fronte a Bergoglio? Ma non posso fare una leggera. No, ma non dico. Quando succederà? Io non ti dico niente, no, tu aspetta, lui, quando succede lui, poi come facile. Ma lei se è entrato, è un problema. È entrato nello studio di in un posto rispettabile. Lei è entrato in un posto rispettabile e ha detto che Mastella, e già questo mi fa. Che Mastella è Ponzio Pilato. Io subito ho chiamato Mastella. E allora ha confermato l'indulto. Però un po' stava mangiando. Però un po' l'onorevole Mastella, persona bravissima, che ha fatto un ottimo, peraltro fece un ottimo indulto. Vabbè, comunque quello che. Sì, no, passa dire alle famiglie che sono ritornati a casa, che hanno ammazzato i genitori. Ma non ha ammazzato nessun genitore. Chi ha ammazzato? Sì. Quando lei è tornato a casa un giorno e ha detto alla moglie che la reincarnazione di posto, che cosa ha detto la moglie? Ha cambiato la serratura? Assolutamente no. È scappato in Francia. Sono 25 anni che stiamo insieme. E cosa ha detto perché lei? Perché Bergoglio finisce così? Perché deve entrare l'altro. Ormai dà fastidio. L'altro è Ruini. Come Ruini? Ruini è il prossimo papa. Ma perché Ruini è il prossimo papa? Ruini è il prossimo papa e si elegge senza conclave. Vabbè, in che modo? Non lo so. Perché è l'anticristo. È l'anticristo, sì. Ruini è l'anticristo. L'anticristo. Perché dobbiamo litigare anche con Camillo Ruini, che è una persona veramente per bene? Sì, ormai anche fuori dai giochi, diciamo. Sì, ma perché? No, non è fuori dai giochi. È una persona eccezionale, il cardinale Ruini. Io lo conosco, l'ho avuto la fortuna di intervistarlo una volta sola. Prendi perché? Le foto di Hitler, le metti su un vetro col sole, metti quella di Ruini, è la stessa persona. Come si permette? No, l'abbiamo fatto. Ma lei non l'abbiamo fatto perché lei è pazzo. Non si prende la foto di un cardinale. Ma lo porti fatto qui, Ruini. Vediamo quanto regge. Ma lo porti qui, Ruini. Porti Ruini qui e vediamo quanto regge. Vediamo quanto regge. Pensi tutti. I pazzi vengono qui, porca puttana. Pensi tutti che devo chiamare una persona a entrare dentro su, però invito di Giacomo. Ma a restare. Ma dove c'è trovo? Solo è lui che mi fa ridere. Dove cazzo li trovo? Dove? Aspetta, poi dove cazzo sta quello che lo richiamamo? Chi? Ci ha accorto in tutto. Ma chi? Vuoi scommettere? Ma chi? Vuoi scommettere? L'appostiamo. Guarda, te lo metto per iscritto. Che postiamo? Quello che ti sto dicendo succede. Cosa? Ma cosa? Gli sparano in testa, Bergoglio? Sì. Ma per carità, a Piazza del Crellino. A piazza? Deve andare in Russia per mettere pace. Lo sai invece, questo no? Sì. Invece no, non ritorna più. Ma perché non ritorna più? Allora, fermi tutti. Perché se lo levano e torno dà fastidio. Ma lei non dà fastidio a nessuno, lei dà fastidio perché lo squinternato. Dà fastidio. Fermi tutti. Lì dentro Dio non c'è. Verrà assassinato io vi prego. Con un colpo alla testa, giusto? Io però vi prego. Con un colpo alla testa. Io no, ma questo poi voglio approfondire questo aspetto. Guarda, Bergoglio lo sa. Come Bergoglio non lo sa? Io vi prego. Come fa lei a dirlo? Quando stava sull'aereo in Messico diceva speriamo che quando mi succede non mi fanno tanto male. Non ha mai fatto. Ho capito, però non lo so se ha detto questo, adesso non me lo ricordo. Anch'io dico, quando muoio spero di non soffrire. Non mi fanno tanto male. Sì, ma non lo so adesso qual è la storia. Ma lei vede complotto. Lo sa è un papa di transizione, cioè? Lo sa. Cioè? Perché è un papa di transizione? Perché Ratzinger ha rinunciato, perché sennò succedeva a lui. Sì. E hanno messo lui a posto di Ratzinger. Non voglio chiamare dottor Ruini per dirgli che è un signore. Ma magari lo leggermente squinternato. Ma non verrà mai qua in studio alla Zanzara il cardinale Ruini. Per forza! Alla Zanzara viene la signora Martani con un cane. Viene un signore che si chiama Il. No, se tu lo porti dopo, si vede esclusivamente chi è. E chi è? Ecco perché non chi è Ruini? E chi è? Satana.
No, no, sì, no. Sì. Ah, no, è la stessa. Non è satana per niente, cardinal Ruini, basta. Perché dovrebbe essere satana, zio Ruini? Perché dovrebbe essere satana, zio Ruini? Che le ha fatto? Ma sa, che ha fatto di male? Che le ha fatto? Che ha fatto di male, zio Ruini? Che era una delle persone più buone al mondo, zio. Sì, io normale, pacifica, tranquilla, con le sue posizioni, certo, discutibile. No, ma per carità, ma cardinal Ruini è una persona. Satana, è satana. Secondo me è satana. Come ha detto prima, che l'altra volta che Mastella è Ponzio Pilato, Ruini è satana. Gates è Lucifero. Gates. Sì. E c'è Belzebù che sta in Calabria. Frater Cosimo. Chi è Frater Cosimo? Frater Cosimo, informati. Ci arriva pure la querela, no, però, Frater scusa, Cosimo, perché calma, ci no, calma. Non ti arriva niente. No, però calma, scusa, ma adesso lei sta dicendo che c'è Belzebù. Chi è Frater Cosimo? Come si dice? Frate? Frater Cosimo. E chi è Frater Cosimo? Mi scusi, Frater Cosimo, io non c'entro niente, non sapevo questa cosa qua. Frater Cosimo. Allora, Frater Cosimo ha visto la Madonna, ma in realtà l'ha vista un amico suo, erano tutti e due 17 anni, e lui ha rubato tutti i meriti dell'amico suo. Frate, che l'amico Cosimo suo è frate vero. Questo sì. Lei dice frate Cosimo. Frate Domenico. Sì, ma che c'è, perché Belzebù? Scusi, perché c'è, perché le tre teste del serpente sono state incatenate qui in Italia dal Signore. Sì. 1987, 89 e 91. Ma che c'entra la Calabria, però? Che se tutte e tre le teste del serpente sono incarnate e sì, sono messe in catene, ci devono essere tre personaggi che prendono il posto di loro. E allora? No, attenzione. E allora è questo. Secondo lei è il padrone dei padroni del mondo? Sì, sì. E sì. C'è lei, è Lucifero. C'è lei che è Lucifero. Anche una volta cosa che Ruini è diventato papa, lui metterà i microchip sulle mani e sulla fronte alla gente. Ma perché Ruini? Che eliminano il denaro. Cioè, quando avverrà l'arrivo dell'anticristo? Entro il prossimo anno. Cioè, questo chi gli ha detto? Gesù? Entro il prossimo anno. Ma lei parla, lei che sta parlando è Gesù in realtà, scusi. Entro il prossimo anno. Entro il prossimo anno che vuol dire? Entro il 2023 oppure entro i primi mesi? Entro il 2023, i primi mesi del 2023. Mi sono perso, scusi, cosa succede dentro il 2023? No, arriva Gesù? Sale il nemico, cioè sull'altare di chi Pena. Sarebbe il nemico, scusi? Gliel'ho detto prima. No, 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 non diciamo ancora questa cosa, per favore. Ruini. No, ma scusi, no, ma che scusi. Si elegge senza conclave. Senza conclave. Ruini, l'anticristo senza, insieme a Bill Gates. Non c'ha l'età per farlo, si elegge da solo. Come finisce il mondo? Questo è interessante. Cioè, come finisce tutto? Dice, fra un anno e mezzo finisce tutto, ma come? Comincia con la serie distruttiva. Sì. E fino a che all'ultimo giorno c'è l'avvento del Messia, che sarebbe il 4 ottobre 2024. Benissimo. 4 ottobre 2024. 4 ottobre, te lo segni. 4 ottobre 2024. Però scusi, che succede concretamente? Il giorno di San Francesco. Chi sopravvive? Sì, ecco. Questo è importante. Sì. Sopravvivono i figli di Dio, i figli di Satana saranno condannati. Urlo, sì, pianto e studio denti per l'eterno a corpo vivo. Oh, porca miseria. Ma Giletti, ad esempio, sopravvive o no? Dottor Giletti, no? Chiedo per la sette. Che c'è fra Giletti? Per capire. Giletti non lo so. Non lo so. La Gruber, prendi la Gruber, poi mi ha portato. Certo. Della sette, questo chi avrà messo il microchip è condannato. Ah no, c'è già un'indicazione. Cioè, chi vuol dire chi sulla fronte c'ha questo? Sì. Allora è salvo. Cos'è quello? Che cos'è quello? Questo è il sigillo dell'Apocalisse. Ma non è un sigillo, è un gingillo che ha comprato da qualche parte. Non credo proprio. No. E chi gliel'ha dato quello? Il gingillo là. All'eterno. Non gliel'ha. Alle 4 del mattino. Ma qua. No, scusi. Perché alle 4 del mattino? 4 uno dorme, cazzo, alle 4 no, del mattino. Alle 4 del mattino, che le sante messe col padre duravano tutti i sabati notte fino alla domenica mattina. Sì, ma scusi, ma chi l'ha dato? Veramente, il padre eterno gli ha dato quel gingillo. Ma qualcuno gliel'ha consegnato in mano. Cioè, ma quando l'ha incontrato? Io ho lasciato la catena, che dove? Adesso non c'è più sull'altare, e alle 4 me l'ha messo qui al collo. E ma sarà stato uno che è passato e gli ha messo qui. Dove? Ma come fa a sapere che è il padre eterno che gli ha messo al collo? Perché sì. Se uno ha questo ciondolo, è protetto. Ma no. Diciamo. Questo ce l'hanno solo i 12. Dopo chi è figlio di Dio gli appare sulla certo, fronte direttamente. Certo. Dunque, quante persone si salvano alla fine il 4 ottobre? Chi resterà in piedi? Questo è importante. Beh, verranno condannate 5 miliardi più 10 milioni di persone. Porca miseria. Ma il direttore della radio si salvano il 4 ottobre? No, il direttore della radio, credo, il dottor Tamburini. È satanico pure lui. No. Secondo me è satanico. La maggior parte dei giornalisti sono tutti satanici, soprattutto i direttori. Ma come... Anche Milan secondo me è satanico. Ma no, lo puoi così dire che
direttore Tamburini è satanico. Ma che me ne frega? Tutti i direttori delle state giornalistiche. Ma no, il dottor Mentana non è satanico, si vergogni. Vero. Ma lasciate stare la musichetta. Guarda che faccia che c'ha, ma altro che satanico. Il direttore Ventana. Ma sì, certo, sì, assolutamente. Hai ragione tu. Ma siete dico che è così. Scusi un attimo, siete però io pazzi. Voglio capire una cosa, però l'importante è questo. C'è stato allora una... tu prendi una cosa, non fanno mai una notizia che porta speranza, solo distruzioni. Beh, però la, anche lei non c'è una notizia anche di lei, però la mi permetto di dire che anche lei non è portatore, dice tutto. Sta dicendo sì, che porto speranza. Ma che speranza, guarda, va nera pazzesca. Mondo. Io la vedo e mi deprimo, cazzo, con sta barba, sembra ammazzo, risuscitato, una cosa pazzesca. Cioè, a Natale cosa fa un apostolo a ecco, Natale? Questo è interessante, sì. Se ricordate quello che era. No, ma cosa fa? Fa una cena di Natale? Sì. Facciamo la cena, certo. Sì. E chi viene alla cena? Beh, io e mia moglie. Gli altri apostoli, no, dove, gli altri apostoli non vengono, gli altri cazzi. Gli altri no, no, noi siamo i posti suoi. Ogni apostolo sa per i fatti propri. Ma vi sentite tra il cellulare con gli altri apostoli o no? Vi telefonate tra apostoli? Solo con quattro mi sento, con altri quattro no. Apostoli, lui si perché sente solo con quattro? Perché l'altro ho perso il numero di telefono, però so chi sono. Sa chi sono? Ma scusi, non è possibile. No, è così. Degli apostoli. Perché? È degli apostoli. Si sente solo quattro apostoli. Se sento con quattro apostoli è una cazzata. Lei conferma anche che si svolse questa ultima cena in una trattoria sì. Anche rustica. Ma diciamo. Dove? In Palestina però era questa certo, no, ma dove? A Gerusalemme proprio. Gerusalemme. Ma una trattoria così alla buona, di quella alla buona, dove si mangia alla buona. No, era sì. Buono. Era buono. Ma era c'erano buono. Dei camerieri che servivano? No. Ogni se li prendevi, te portavano il vassoio, ognuno ma prendeva. Che è una specie di all you can eat? Ma che sta a dire? Adesso io tolgo, non è possibile, sono i Vangeli, non è l'all you can eat che mangi con 9 euro sul grande raccordo anulare. Dai, ma non si può dissacrare tutto, cazzo. Ride, il dramma è che ride. Lui ci crede davvero, cioè la cosa drammatica. No, ci credo. Però, è così. No, ma perché c'è stato, ma se c'è stato, c'è stato. Non c'è stato, non era presente. Allora, mi dica chi è arrivato per prima. Vi consiglio di leggere Giovanni 21. Per forza. Giovanni 21. Quello, certo, perché quello, no, Giovanni perché 21. Alla fine dice che quell'apostolo non sarebbe mai morto. Chi è arrivato per primo a questa cena? È arrivato in ritardo o puntuale alla cena? Intanto no, prima è arrivata la Madonna e è arrivata la Maddalena, sì. Poi piano piano tutti noi, poi piano questo piano però non è nei Vangeli, non è, non è scritto, no. L'ordine di arrivo non c'è scritto nei Vangeli. L'ultimo che è entrato Giuda, e chi gliel'ha detto lei? No, e non ha finito di mangiare perché è andato via, andato via. Questo chi l'ha detto? E cosa ha mangiato? Questo non è nei Vangeli, però chi gliel'ha detto questo? A lei era presente, scusi, sì, ho capito. Questa è un'interpretazione che da lei però anche sui Vangeli che giù ah sì no c'è scritto, è vero, c'è scritto molto Giuda, sì, Giuda ha preso, era notte e è andato via. Ma lei che rapporto aveva scritto lì? Ma non è che lo sa lui? Giuda è il cugino di primo grado di Gesù. Sì, ma lei che rapporto il ha? Il papà di Giuda era il fratello di San Giuseppe. Vabbè, ma questo. Sì, ma lei che rapporto ha lei, per esempio, con Giuda? Che rapporto con Giuda ha? Nessuno. Non nessun ha rapporto, rapporto con rapporto. Giuda. Infatti, è l'unico che non ha reincarnato perché è pieno di Giuda al mondo. Scusi, però c'è un'altra previsione che non mi piace, che lei ha comunicato non so in che occasione. Che in Italia, ci sono, governo, che in Italia ci sono 37 vulcani pronti a esplodere. Oddio. Sì. Ma come fa a dire una cosa genere? Due nel nord e il resto centro-sud. Ma dove sono? E due nel mare. Due nel mare? Pure. Quando esplodono questi vulcani? Il segnale è quando esplode il vulcano di Kilimanjaro. Quello è il segnale. Ma non esplode, cioè, quando nessuno. Esplode Kilimanjaro esplodono pure questi. Ma perché? Ma più, c'è una data più o ma meno. Ma chi l'ha detto questo? C'è un segnale. Ma non c'è nessun segnale? Qual è? Quando succederà? Il Marsili purtroppo spezza l'Italia in due. Che è il Marsili? Il lago, sì. Il lago. Il vulcano. Il vulcano. Lungo 57 chilometri, sì. Da Reggio Calabria a Gaeta. Sì. Informate perché è così. Ma i geologi non dicono nulla di tutto questo, i geologi. Che succederà concretamente? Lei che è lei la reincarnazione degli apostoli, cazzo, sta dicendo una cosa clamorosa. Queste distruzioni succederanno negli ultimi sei giorni di vita per il mondo. Il settimo giorno si riposa. Sì, ma prima della fine del governo Meloni o durante dal il governo? Dal 29 settembre al 4 ottobre. Io ti dico solo queste date, ma non l'anno. Ho capito, ma lei lo sa l'anno. Lo so. E lo sai, non lo dice. Dal 29 settembre, comunque almeno mancano 10 mesi. Cioè, almeno 10 mesi possiamo Te dico almeno. L'anno appena sale Ruini, conta un anno e mezzo e succede. Ma non sale, però per fortuna non sale. Sì. Però scusi un attimo, che succederà con questa ondata, con questi vulcani? Cioè, che succederà concretamente? L'Italia sarà distrutta totalmente, lo sai la potenza di un vulcano? Ma solo un vulcano tipo il Vesuvio è corrispondente a quattro bombe atomiche.
perché l'Italia esploderà? Perché l'Italia? Perché l'Italia è causa di ogni male per livello mondiale. Ma non è vero. Ma non è vero. L'Italia è il G7, ma dall'impero allora... romano oggi abbiamo fatto solo danni. E dato che adesso l'Italia fa parte dell'Europa, tutta l'Europa è diventata come l'Italia, che gli piace o no. Quindi esplode anche l'Europa a questo punto. No, ci dovrebbero cacciare via, per salvarsi. Ma siccome stanno attaccati all'Italia, l'Italia è così. Però scusi, apostolo, lei prevede la distruzione dell'Italia. L'Italia è Babilonia. Viaggi, scegli KLM linee aeree olandesi e scopri Flying Blue, il nostro programma fedeltà. Flying Blue ti offre vantaggi esclusivi e grazie ai numerosi partner ottieni miglia ancora più velocemente. Usa le tue miglia per volare con KLM e più di 30 compagnie aeree partner. Iscriviti gratuitamente su klm.it. Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee. Sono Nora, sono le Lady Sixties! Con lei del calcio è tanto assimilabile e il suo sodio è trascurabile. Ottima mossa per le tue ossa. Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate? Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani. Ormesani.com. Poi hai preso quella Toyota Utta? Certo, l'Utto Toyota Approved è così controllato che non sembra nemmeno un Utto. Non chiamatelo usato. Un'auto Toyota Approved è molto di più. Certificata per darti la sensazione di un'auto come nuova. E se fai regolare manutenzione presso la nostra rete, hai la garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni dall'immatricolazione o 250.000 chilometri. Prenotala su toyotaapproved.it. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Sì, dottor Iannicello? Sì, lei chi è? Buonasera, mi chiamo Cruciani, buonasera. Cruciani, quello là della Zanzara? Sì, buonasera Carmine. Parenzo, dove sta? È qua, è qua. Eccolo qua. Scusi un attimo, Iannicello, io possiamo dare in qualche modo una sua definizione? Cioè, lei chi è? Cosa fa? Perché è interessante questo qua. Lei è studioso, esperto, esperto di ibridi rettiliani umanoidi. Questo leggo sui suoi social. Esatto. Esperto di... Ho studiato anni e anni. Su libri che non si trovano. Non si trova. Dunque lei, lo sa solo lei, diciamo. Riesce a sapere solo lei se uno è rettiliano, se uno è umanoide, cioè, anche guardando parecchio. Allora, io già quando ti ho visto la prima volta alcune persone, non mi fa dire il nome, già capisco da come si muovono. Sì, sì. Dal fisico, dal volto, dal ghigno, sì. Da come si muove, sì. L'andatura. Sì. Se è un umanoide, un ibrido. Mm-hmm. Dunque Parenzo, da come muove il collo, Parenzo, come c'è il collo. Dunque ci sono tre categorie, diciamo, rettiliani, sì. Ibridi e umanoidi, giusto? No, non è una categoria. I Saurus, i Titauri sono sempre loro, da 6.000 anni. Io quello che dico sono cose serie. Appunto. Ho ricevuto minacce, 10 minacce, tutte sul mio profilo Facebook. Tutte, sì. Da chi? Testimonianze. Da chi? Da troll. Da fact checker, troll, tutti i rettiliani demoni. Posso fare una domanda? Ma voi siete umani? Noi siamo umani, sì, no, fino a prova contraria, no, siamo umani. Io no. No, no, io no. Io sono umano al 100% con coscienza divina. E noi? Non lo so. No, prima. Ma la smetta, buffone. Scusi un attimo, però andiamo. Io non so voi chi siete, ma non lo posso dire. E come non lo può dire? Perché non lo può dire? Scusi. Non lo posso dire. Siamo rettiliani noi? Siamo rettiliani? Il 60-70% della popolazione mondiale è ibrida. In
che senso è ibrida? Ibrida. Questo è interessante. Che vuol dire che è ibrida? Serpente antico, linea di sangue, serpente antico. Ho detto tutto. Giusto. Sì, questo è giusto. Detto tutto. Scusi un attimo, le pupille anomale di Zelensky, che cosa sono? Sì. Questo lo può spiegare? Allora, le pupille di Zelensky, quello è normale, no? Cioè? Non è umano quella persona. Come fa a dire che non è umano? Scusi. Persona già. Non è umano. È controllato da chi? Entità rettiliane. Da entità rettiliane? Da demoni rettiliani? I demoni, i rettiliani sono sempre demoni, sono sempre loro sì. che gestiscono tutto. Chi gestisce tutto? Certo. La massoneria satanica, il nuovo ordine mondiale, chi è che gestisce tutto? Volete sapere troppo. Tu hai detto una cosa importante. Dalle pupille si capisce che Zelensky è in realtà un rettiliano. Un umanoide. Dunque. Sangue DNA 50 e 50, diciamo così, ibridazione. E da chi è etero diretto, secondo te? Cioè, chi c'è dietro Zelensky? Chi c'è dietro? La massoneria. La Matrix. Ma andiamo un poco più sopra, va? Andiamo più sopra. La Matrix arcontica. La Matrix arcontica. Arcontica, sì. Di qui fanno parte i rettiliani. Insomma, basta! Come umano lei? Io sono umano al 100% con coscienza divina. E noi? Non lo so. Lei perché scrive onore alla Santa Madre Russia? È dalla parte di Putin, lei? Certo, perché io amo la Russia. Sì, ma lei ama io anche... Io amo Putin. Lei ama amo Putin. La Russia, beh. Perché è un paese democratico. Beh, insomma, questo... questo no. Questo ci, sarebbe, la sua ci sarebbe da discutere, Iannicello. Comunque, un paese non democratico... Non è la sua caratteristica. Putin è un politico serio. Sì, poi? Affidabile, no, carismatico. Sì. Carismatico, non è, dunque, sì, lui non è rettiliano, diciamo. Non appartiene a quella categoria di Zelensky, Draghi, eccetera, eccetera. Lui no. Io non ho visto ancora la foto. Vabbè. Come la foto? Non l'ha vista? No, la foto non sta... credo. Non come credo su proprio, tutti i giornali. Credo... Scusi, è da. Sì, ma non ha parametri rettiliani, ecco. Ibridi. Dunque, se lei guardi bene la foto umanoide. Anche adesso, basta che apri internet, guarda la foto di Putin e uno guarda bene le pupille. Dunque, è umanoide, no, lui. No. Possono anche cambiarlo. Possono mettere la sua foto. Ma anche Zelensky. Allora possono cambiare, diciamo così. Anche Zelensky. Il nemico può fare di tutto. Io sono un seme stellare. Lei sono qui sulla Terra, no, per svegliare lei... le persone. No, e per scoprire queste bestie rettiliane. Sì. Sì, appunto. Controllate dalla Matrix arcontica. Oh, benissimo. Che comandano il mondo, egemonia sul mondo. Ma questo è chiarissimo, Iannicello. Questo è chiarissimo. Lei è un seme, cade una starseed. Questi governanti hanno la linea del sangue del serpente. Sì. Il DNA. Sì. Linea del sangue del serpente. Putin in 100% DNA. Sì. Poi ci sono i loro servi che sono 50 e 50. 50. Sono ibridi. Il mondo è in guerra. Sì, questo lo sappiamo, che ci sia la guerra. Sì, certo, polo, diciamo così, tra un polo cristiano risvegliato. Sì. Sì. E un polo maligno. Sì. Deep State. Deep State. Dunque, vediamo Putin. C'è una guerra in corso. Putin vincerà la luce, vincerà il polo cristiano. Vinceranno quelle persone umane. Sì. Cristiane. Sì. Senta. Putin, Bolsonaro, sì, scusi, però Orban, senta, le hanno mai Orban, detto che ha vinto ieri. Esatto, benissimo. Certo, scusi, però pure il presidente della Serbia, qualcuno... che ieri ha vinto. Sì, certo, russo, anche quello. Per carità, filo russo, certo, quindi, è vero. Qualcuno le ha mai detto, sono Parenzo. Sì, qualcuno le ha caduto. Aspetta, il Kazakistan è caduto. Io però voglio quindi... No, ma per carità, ma come inserisce? Scusi, siccome lei parla del polo cristiano, i cristiani però non è che ammazzano la gente nelle fosse. Sono due poli, polo sì, ma... negativo e polo positivo. Ho capito, ma i cristiani come non ammazzano. Ma i cristiani non ammazzano la gente? La dualità. E lei come le inserisce? Il bianco è nero, il cattivo è brutto. Sì, ma le fosse comuni, Bucha, come le inserisce dentro questo disegno? È ancora questo Bucha, è tutto un teatrino, una fiction. Il Deep State fa i film. Il Deep State fa i film. E hanno successo e guadagnano soldi. Questa Bucha qua. Sì, questa Bucha adesso. Questa Bucha, come si chiama? Buca... Beh, sia serio. Questa Bucha fatto tutto un teatrino. Ma non può dire così, si deve... Putin. Scusi, signor Putin il criminale. Signor Iannicello, Putin però, l'assassino. Non ma a piacere. Non parli di cose che non sa. Come fa lei a sapere che è stato tutto una messa in scena? Adesso mi fai lo so, lo percepisco. Io sono un sensitivo.
Parenzo, vuoi chiudere tu questa sì, questa io l'unica cosa, io grazie intanto, lei è un sensitivo, io l'unica cosa che sento è che lei è una testa di cazzo. Esatto, l'unica cosa che io sento non si può dire, è che lei è una testa di cazzo internazionale, peraltro una grandissima testa di cazzo, una delle più grandi teste di cazzo che io in 10 anni di Zanzara abbia mai incontrato. Così parlano i satanisti, così parlano i demoni, i demoni rettiliani. Ora vi devo lasciare perché ormai siete uscite fuori di testa, ma... No, noi fuori di testa, noi, scusi. Noi fuori di testa, scusi. Ma certo, Parenzo mi ha detto che sono una testa di cazzo. Ma scusi, internazionale. Ma lei ha detto che Putin fa parte del polo positivo e gli altri del polo negativo. Ma certo, Putin fa parte di Cristo. Ma cosa certo? Parte... Ma scusi. Cosa certo, imbecille, che non sei altro che un povero imbecille. Va bene. Parlando di questa donna qui al potere del PD, partito depravati, chi qua. Al potere? Ma chi è al potere? La Meloni al potere. No, questa no, del PD. Ellie, questa che faceva. Questa lì che hanno messo sul PD, là, sì. A capo del PD. Sì, questa dimmi. Faceva messo la pubblicità agli elettori. Obama. Fammi sentire, faceva la pubblicità Obama. Sì, vabbè, è andata. La campagna elettorale Obama. Questa qui. Sì. Come? Sì, ma non è Totò Riina, però chiedo scusa, non è il bandito Giuliano, era Obama. Dice, questa qui fa la pubblicità a Obama. Sì, certo, con orgoglio, ha fatto la campagna elettorale per Obama. Sì, sì, Obama. Che le ripeto, brutto idiota, non è l'assassino di Kennedy, qui, è Obama. Volevo dire, dire che lei è un coglione, questo volevo dirle. Che lei... Volevo dire, queste qua sono tutte repto insettoidi, non sono umane. No, non ho capito, scusi, che sarebbero, scusi, che è insettoidi? Umane. Chi è non è umano? Sono repto insettoidi, un incrocio tra rettiliani e insettoidi magici. Sì, e lei dove ha imparato la lingua italiana e la logica? In quale istituto? Fammi sentire Carmine da Napoli che ha una voce che mi ricorda qualche cosa. Ma avete riflettuto tutte queste donne al potere? Abbiamo il melone rosso al governo, abbiamo la vomito von der Leyen in Europa, adesso hanno messo questa qui, è un'aria fresca. Ma come l'aria fresca? Questa è aria di rettiliani, la puzza di rettiliani insettoidi. Su un giornale stava scritto che questa Shine qua, Schlein. La presidente qua, aria nuova. Ma qual è aria nuova? E lei che cosa intende per rettiliani? Mi scusi, professore Carmine. Sono ibridi, non sono professore, sono un esperto di rettiliani. Vabbè, esperto, professore, esperto di rettiliani. Ma cosa significa per lei rettiliani? Cioè, significa il male assoluto quando uno è rettiliano? È quelli che comandano. Quelli che sono a capo della piramide. A capo della, cioè alla piramide ci sarebbero questi rettiliani. Le voglio segnalare che questa Schlein al limite è a capo del PD in questo momento, non è proprio la piramide in questo momento. Sì, comunque, ma io volevo farvi focalizzare queste donne insettoidi mandidi. Sì. Sono al potere, fateci caso, il melone rosso al governo. No, quella si chiama Meloni, però non è Meloni, un melone, non Meloni. È neanche rosso peraltro. Se vi posso permettere. La vomito under in Europa, poi ci sta quelle là a Belorussia, come si chiama là? Chi è l'altra? Ci stanno quelle altre presidente lì in Europa, sono tutte donne. E allora qual è il problema? C'è un avanzamento di questi insettoidi. Ma perché insettoidi? Spiega, perché se fossero uomini. Possiamo dire senza paura di essere contraddetti che questo qui è un coglione. Hanno dei cheliceri orali, hanno proprio dei segni, dei parametri. Perché lei non decide di abbracciare il mondo rettiliano? Siccome lei e pochi altri avete questa conoscenza dei rettiliani, non potete a questo punto, ma che ne so, farveli buoni. Sì, cioè, quello è interessante come cosa. Fatevi buoni potenti, no? È impossibile farli buoni. Ma come si fa buoni? Questi non hanno animo, questi sono bestie. No, io non sono rettiliano, però chiaramente se lo fossi non lo direi. Però così, in base dalle pupille, al volto, i cheliceri, i capelli, lei mangia sushi. Lei mangia pesce crudo. È capitato. Sì, è capitato. Dunque... Ma le mangia 3-4 volte a settimana? No, 3-4 volte a settimana no. Ecco, vedete, da tutte queste cose. Ma scusi, non ho capito. Piccoli... Uno che mangia 3-4 volte a settimana il sushi è un rettiliano, brutto rincoglionito. No, ma non solo questo. Guardando le pupille. Poi? Guardando i cheliceri. Sì. Il fisico, l'andatura. Tutto. Tutte queste cose mi portano
a capire che questo qui non è umano. Signor Carmine, se lei si innamorasse di un rettiliano, ecco, quello è importante. Sì. È capitato. Ma chi è la capitato? No. Sì, una bella donna. Una bella donna, però era rettiliana. Sì, me ne sono accorta perché lei aveva il costume sulla spiaggia, aveva una vertebra dietro la spalla che nessun umano ha. Ma che cazzo? Una vertebra? Porca miseria, ma di chi mi sono innamorato? Una vertebra? Scusi, come tromba un rettiliano? Ma questo è scemo completo. Come tromba un rettiliano? Allora, un rettiliano tromba 10 ore a notte. Perché c'ha energia da dare a quella donna, a letto. Beh, però allora non è così. Quell'uomo, non è così male allora essere rettiliani, cioè alla fine se uno tromba. I rettiliani hanno più energie degli umani. Ho capito, buttali via questi rettiliani. Sì, sì. Buttali questo via, essere vero. Sushi comunque è abbastanza leggero. Sì. Ma dico io, ma come fate a mangiare pesce crudo? Beh, ho capito, però scusi. Ma che ti frega a te? Ma che cazzo ti frega, voglio dire? Non capito. Grazie alla collaborazione dottor Rundini. Carmine, vai a fare in culo, fermo là. Hai visto? È morta la regina, mamma mia, guarda che una gioia. Avevo una bottiglietta di Sandero, quello spumante 859, là come si chiama. E l'ho aperta piccolino, proprio giusto per stavo solo io. L'ho aperta proprio a fiume proprio. E quella è, cioè, chi la poteva vedere qui? È quella vecchiaccia, aveva 96 anni. Ma quale 96 anni? Quella aveva tra i 200-300 anni. Ci sono lavori che richiedono forza, altri estrema precisione. Per tutti però serve ingegno. Per questo c'è il nuovo Doblò, guidato dall'ingegno. 100% elettrico, benzina o diesel, disponibile in due lunghezze. Scoprilo in concessionaria. Info su fiatprofessional.it. Certo, l'Italia è tutta bella, ma ci sono alcune tappe davvero imperdibili. C'è Milano con i suoi grattacieli, c'è Roma e le sue meraviglie, Bologna con i suoi portici incantati, Bari con il suo mare, Messina con i suoi sapori. C'è così tanto da vedere che sarebbe davvero un peccato vederlo male. Per fortuna, per ogni problema visivo, c'è Vista Vision, il network italiano di cliniche oculistiche. A Milano, Brescia, Verona, Genova, Bologna, Pisa, Roma, Bari e Messina. Scopri le sedi su vistavisiongroup.com. 8 storie di innovazione nella filiera italiana dell'automotive. I pionieri, le sfide tecnologiche, i primati industriali che hanno reso il Made in Italy protagonista della rivoluzione dell'auto elettrica. Auto elettrica, di Antonio Larizza. Dall'8 aprile in edicola con il Sole 24 ore a 12,90 € in più e in libreria. La Zanzara. Allora, io chiamerei una signora che si chiama Anna Federighi. Tu dici chi cazzo è una che si chiama Anna Federighi? No, personaggio pubblico, si presenta così su Facebook. Contattista, telepatica, cosmica, cielo-terra. Dice di essere in contatto con le anime galattiche. Ma è un'altra povera svalvolata del grande club. Vai col numero, vai! Like you. Pronto? Sì, dottoressa Federighi? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24. Buonasera. Ecco qua. Sì, dica. La disturbo? No, mi dica quello che vuole. Oh, no, buonasera, io ero molto incuriosito dal fatto, dai messaggi dei fratelli cosmici, volevo capirne di più. Va bene, faccia delle domande, le faccio delle domande. Lei da quanto tempo è in contatto, diciamo, ha dei contatti con questi fratelli cosmici e soprattutto chi sono questi fratelli cosmici? Sono 33 anni. 33 anni in contatto con questi fratelli cosmici, ma chi sarebbero esattamente? Come possiamo definirli? Abitanti di altri pianeti, altre dimensioni. Ecco, ma quanti sono? Con quante persone in contatto? Allora, prima è cominciato con lo spirito guida. Sì. Poi lo spirito guida, dopo 2 o 3 anni, mi ha passato a questi esseri di altre dimensioni. Ora in totale sono più di 40 che comunico e ognuno ha un compito e ognuno porta avanti il suo compito. Sì, ci aiutano conoscendo la difficoltà che abbiamo sul pianeta, loro ci aiutano per vivere meglio, per conoscerti e per imparamarsi. Ora, non faccio è un che esempio, c'è. Non so, l'ultima volta che ha parlato con uno di questi esseri galattici, quando è stato? L'altro, con Leonardo da Vinci. Ah, lei ha parlato con Leonardo da Vinci, con lo spirito, sì, con lo spirito guida di Leonardo, cioè come possiamo chiamarlo? Ma figura. No, Leonardo da Vinci è un extraterrestre. Come è un pleiadiano. Cioè, aspetta, Leonardo da Vinci è un extraterrestre, un pleiadiano, cioè che significa?
Significa che lui, quando è venuto, che ha portato tutte queste cose innovative, erano anche oltre le capacità che aveva, sì, manuali e, sì, tutto, ma tante cose lui le ricordava da altri pianeti, sì, più evoluti. Lui era di altre dimensioni. Ah, era qua, già quando era sulla Terra? Sì, sì, e gli ha lasciato il ricordo per, sì, portare una ventata di innovazione sulla Terra. E dunque adesso lei è in contatto con Leonardo, cioè parla spesso con Leonardo da Vinci? Sì, sì, uscirà il libro. Ma questo è straordinario, sì, mi scusi, cioè io sto parlando con una, adesso non per, non la sto adulando, io sto parlando con qualcuno che a sua volta ogni giorno, non dico ogni giorno, adesso ci sarà una volta a settimana, quante volte ci parla? Quando c'è bisogno, non lo so. Ma chi chiama? Chiama lei o chiama lui? Dipende, posso chiamare io, ma molto chiamano loro. Ma come fanno a chiamare? Attraverso cosa avviene la comunicazione? Avviene uno stimolo, come se fosse, come potrei dire, la mente è l'alfabeto Morse, no? Sento questa stimolazione. Lei sente, alla testa, lei senta dei rumori in testa. Sì, ecco il punto. Dunque? A questo punto poi lo trasferisco in parole. Esatto. E quando vuole parlare lei invece? Vabbè, cerco di essere in uno stato. Se si deve concentrare. No, più che altro in equilibrio. Essere in equilibrio e provo a fare la domanda. Cioè, se si deve concentrare un po' per parlare con Leonardo da Vinci? No, più concentrare, perché poi i canali, una volta che le adopri, continuano a operare. Rimangono, sono sempre aperti. Più che altro è dal principio che dobbiamo accettare anche cose che non abbiamo cercato, insomma. Ecco, trovo straordinario questa cosa qua, che lei qualche giorno fa ha parlato con Leonardo da Vinci. Io trovo questa cosa qui meravigliosa, posso dire la verità, mi entusiasma questa cosa qua, cioè sapere che lei qualche giorno fa ha parlato con Leonardo da Vinci ed è riuscita a parlare con Leonardo da Vinci, è una cosa che, cioè, io lo dico perché è incredibile, cioè che lei 2 giorni fa, 3 giorni fa, adesso non voglio sapere dato, pochi giorni fa ha parlato direttamente con Leonardo da Vinci. È una roba incredibile. Ma scusi, che le ha detto esattamente 2 giorni fa? Mi faccio un esempio. Non c'è nessun Leonardo da Vinci del cazzo. Non c'è nessun Leonardo. Questo è lo scettico che mi accompagna sempre in queste trasmissioni. Io il mio compito è quello di comunicare, non di convincere. No, e infatti questo è fondamentale, ma lui è molto scettico. Che comunicare cosa? No, allora aspetta, io voglio sapere. Se evitasse di dire parolacce mi farebbe piacere. No, ma lei ha ragione. Non mi sento rispettata. No, ma ha ragione, scusi. No, ma la dice lui. No, ma non lei, niente. Non è rispettata lei. Io mi incazzo con Leonardo da Vinci. Cioè, questo è il punto. Leonardo da Vinci che parla con lei, è questo che mi manda totalmente ai matti. Voglio, cioè, sapere che cosa le ha detto. Cosa le ha detto di recente? Ma senta, mi sembra che questa. No, non si preoccupi. L'ho azzittito un attimo. L'ho azzittito. Mi dica che cosa le ha detto nell'ultimo colloquio, che è molto più interessante dello scetticismo, diciamo. Bisogna che ogni uomo sulla Terra è migliore di quello che pensa di essere. E lui vuole darci sostegno per recuperare l'autostima, che è il problema di tutti gli uomo sulla Terra. Però non è che ci voleva, oggettivamente, non è che ci voleva Leonardo da Vinci per comunicare questo principio. Avrà detto qualcosa di più concreto, mi dica qualcosa di più, perché sennò è un messaggio di ottimismo, d'accordo, ma che voce ha Leonardo da Vinci poi? No, ma non è che ha una voce, non le ho detto che io sento una voce. Come arrivano questi messaggi? Come l'alfabeto Morse? Lei traduce da una specie di alfabeto Morse? Io questo stimolo lo traduco in parole. E come fa a sapere che è Leonardo da Vinci allora? A forza di comunicare si riconosce l'energia, no? Sì, ma proprio tra tutte le persone, proprio Leonardo da Vinci. Comunque, vabbè, tra le altre persone, chi ci sarebbe dopo Leonardo da Vinci, diciamo? Come di persone conosciute, insomma, che possono dare stimoli positivi all'umanità? Astasheran, che è conosciuto in tutto il mondo. Chi? Come dice? Astasheran. Ah, è un comandante galattico? Sì, è un comandante galattico. No, poi? Comandante galattico no. Però senta, non mi piace questa conversazione. No, ma mi scusi, però io non la sto incalzando, io sto dicendo semplicemente che il comandante, quando uno dice il comandante galattico, è interessante il comandante galattico, cioè il comandante galattico cosa ha da dirci? Leonardo da Vinci lo capisco, perché chiaramente Leonardo da Vinci è stato un genio, diciamo. Il comandante ha il compito di risvegliare la coscienza dell'umanità. Anche lui, diciamo, insieme, come Leonardo da Vinci, hanno tutti lo stesso compito.
No, va bene, ma ognuno insegna cose diverse, non c'entra, cioè Da Vinci parla della fisica quantistica, parla del cervello, parla del corpo, parla di cose che anch'io non sono ferrata. Però signora Anna, mi sembra che questa cosa di Leonardo da Vinci sia fondamentale, cioè lei è in contatto con Leonardo da Vinci, questo è... È una cosa che mi è meravigliata anche me, però io... Ma come ha fatto a sapere che era Leonardo da Vinci? Come ha fatto a sapere che era Leonardo da Vinci? Me lo spieghi. La prima volta mi è apparso. Ah, è apparso così una visione? Sì, che... Cioè, lei mi sta dicendo, ma da quanto tempo parla? No, infatti rinuncio al tuo scetticismo. Da quanto tempo parla con Leonardo da Vinci? Rinuncio al mio scetticismo, ma le chiedo, quando è apparso Leonardo da Vinci, no? Lei, io rinuncio veramente al mio scetticismo per chiederle con umiltà questa cosa. Quando le è apparso Leonardo da Vinci, che cosa le ha detto? Io sono Leonardo? No, io sono quello... non mi ha detto niente, mi ha fatto non ha detto niente. Io ho vissuto qui a Vinci proprio per questa cosa. Il fatto che lei abbia vissuto a Vinci, però... Perché ha vissuto a Vinci? Scusi, perché ha vissuto a Vinci per 15 anni? Perché era praticamente Vinci, dice, una città, sì. È un posto molto tecnologico, sì, che favorisce i contatti con l'altra dimensione. Ma lei è andata apposta a vivere a Vinci? Sì. Per avere un contatto con Leonardo, diciamo. Sì. Io vorrei tornare però al fatto di quello che lei sente in testa, perché questo è il vero punto della questione, che lei ha detto che sente delle cose in testa, è vero? Vero? Sì. Ecco, questo dovrebbe essere la prima spia, il fatto che uno riconosca di sentire delle cose in testa, per andare immediatamente, senza alcuna esitazione, da un bravissimo medico, psichiatra e neurologo, subito, immediatamente. Ma questo consiglio fa piacere che me lo dica. Mi capisce che se lei dovesse un domani andare dall'amministratore delegato della Sette e dicesse io parlo con Leonardo da Vinci, e quello giustamente la guarderebbe come una pazza scatenata, ma chiunque, non soltanto lui, anch'io. Vabbè, no. Scusi, guardi, io non sono pericolosa però, mi lasci stare. No, ma questo è no, vero, però... No, è questione di pericolose, questo, se lei domani va al Teatro Parioli di Roma, così, piccola marchetta, passante, e dicesse, dove c'è uno spettacolo meraviglioso, e dicesse, io parlo con Leonardo da Vinci, la metterebbero sul palco subito, ma sul palco della comicità però... Ha capito, sì, o no? Stesso. Ma lei perché si preoccupa tanto di me? Ma perché mi dispiace, perché una no, che dice che parla con... Mi sono addolorato da questo, addolorato. No. Guardi, per piacere, chiudiamo qui. Però perché... è anche vero, signora, vedi che non è offensivo il dottor Parenzo, cioè esprime un dolore e un dispiacere. Io invece sono molto curioso, al contrario di lui. Noi abbiamo due posizioni diverse. Io sono curioso e lui è dispiaciuto. Che dobbiamo fare? Sì, va bene, ma sentite, tanto fra poco esce il libro, se volete lo leggete. Che libro esce? Un libro sui suoi colloqui. No, ma può uscire, però un libro, scusi, con dei colloqui con della gente morta, con Leonardo da Vinci, ma di cosa stiamo parlando? Però scusi signora, io voglio capire una cosa. Parliamo? Ma chi pubblica questo libro? Chi è che lo pubblica? Ma perché, scusi, perché questo signore non va a lui a farsi curare? Esatto, no, però mi scusi, brava, adesso brava, anche su brava, questo, bravissima. mi faccia dire, se lei dovesse andare un domani dalla dottoressa Elisabetta Scarbi, che guida la nave di Teseo, e lei dicesse, io guardi, voglio pubblicare i miei colloqui con Leonardo da Vinci. Pubblicati subito, pubblicati, ma posso dire. Ma si rende, ma la dottoressa Scarbi, ma lei direbbe, ma di che cazzo sta, non lo direbbe magari così, come lo dico io, ma direbbe per cortesia, quella è la porta, se ne vada. Chi è quella casa editrice che le pubblica i suoi colloqui totalmente inventati? Totalmente inventati con Leonardo da Vinci. Signore, ma a lei che gli importa? Esatto, bravo. Non mi dispiace. Però a me dispiace. No, inventati non è inventato. A me mi dispiace perché io sto bene, non sono pazza. Dà dei codici, dà delle soluzioni, sa codici. Come forte. Sta parlando del cervello, sta parlando degli organi e tutto. Ma no, non diciamo minchiate. Sì, va bene, via. Buonasera, mi dica, mi dica. No, basta. Pubblicità. Diamo valore ai tuoi risparmi. Con Conto Deposito, che banca ti offre il 3,50% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 12 mesi entro il 30 aprile 2023. Con il supporto dei nostri professionisti puoi trovare altre soluzioni di risparmio e investimento adatte alle tue esigenze. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale non costituisce una sollecitazione né una raccomandazione di investimento. Foglie e documenti informativi su chebanca.it. Che banca? Gruppo Mediobanca.
Goditi il giardino senza pensieri con Automover. Da 25 anni Husqvarna migliora i robot taglia erba per creare la gamma più affidabile sul mercato. A batteria, silenziosi, resistenti alle intemperie, adatti a piccole e grandi superfici e pensa, con Husqvarna Automover non devi più raccogliere l'erba. Vai su husqvarna.com. Buongiorno maestro. Benvenuti in poltrone sofà, signor Orietta. Volevo un divano comodo per me, ma anche per lo Svaldo. Provi un poltrone sofà di ultima generazione. C'è almeno il 50% di sconto sulla collezione, amore. A me piace questo, a Osvaldo si vedrà. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Mai senza Monge. Quanta allegria con i nostri amici a quattro zampe. Noi di Monge pensiamo a farli stare bene proprio come voi. Da 60 anni li nutriamo con amore, gusto e qualità made in Italy. Monge Natural Super Premium. Le crocchette con la carne come primo ingrediente e prebiotici per il benessere intestinale. E da oggi provate i nuovi Monge Gift. Gli snack funzionali con tante ricette grain free a basso contenuto calorico. Monge, il pet food che parla chiaro. La Zanzara. Allora abbiamo qui in studio Max Felicitas. Ciao ragazzi, applausi, ciao, applausi, ciao, applausi, ciao, ciao, applausi, ciao a tutti. Applausi, questo qui applausi, adesso. Applausi, applausi, e chi applausi, è Felicitas? Applausi. Parenzo, ti scordi sempre di tutto. Max Felicitas è l'Alzheimer. È uno degli attori hard, diciamo, amatoriali più conosciuti in Italia. Ecco, ecco, e possiamo, vero, dire, vero, possiamo dire che è stato un anticipatore di OnlyFans. Nel senso che lui ha anche un suo OnlyFans, però diciamo lo utilizza poco, perché hai soprattutto il tuo sito, no? Giusto? Sì, Max? Sì, certo. È stato il primo, diciamo, a autoprodursi, a prendersi il telefono, filmarsi mentre si scopa e vendere i video. Esatto, esatto. Un innovatore, no? Un innovatore. È stato un innovatore. Praticamente tutto settore, quello innovatore, che è successo, sì, adesso su OnlyFans. Sì, ma non è Steve Jobs. Però, beh, vorrei, sì, subito precisare, però a modo suo è stato un innovatore, no, in questo campo. No, non è un non è Steve Jobs, non è, ma che Amazon, Steve non è Jobs, Bezos, che non è Parenzo, Bezos. Tu hai innovato qualcosa, Parenzo? Capito. Lui, certo, è, nel che modo cosa della comunicazione ho contribuito a innovare, certamente. Ad esempio, introducendo alla radio per la prima volta il amico mio. Questo l'ho introdotto io. Lui, certo, nel, mondo del nel mondo del porno, o comunque dell'hard, nel mondo del sesso, diciamo, vabbè, online, ha anticipato quello che oggi il fenomeno OnlyFans. Un po' t'ha fregato però OnlyFans o no? Ma no, assolutamente no, da quando è uscito OnlyFans, anzi ho più richieste perché tutte le ragazze vogliono girare con me per poi farsi pubblicità al loro OnlyFans. Questo me l'hanno spiegato alcune che stanno su OnlyFans adesso, dice, ma perché sei andato a fare un video, che ne so, con Max Felicitas? Dicono, perché per lanciarmi. Bravissimo, sono, cioè, una sorta di pubblicità delle, cioè, ragazze. Cioè tu sei una specie di lanciatore di ragazze. Bravissimo, cioè, bravissimo. Di promoter di ragazze. Però spesso le vai a cercare. C'è tu, mi dicono, che passi adesso tutto il giorno là a cercare ragazze per, in maniera ovviamente... No, no, certo, non è che sono un maniaco, però diciamo, quando vedo una nuova di OnlyFans la contatto e cerco di trovarci il momento per farci studiare assieme. Cioè, sono nel sito di questo signore, sì, e tu hai la prima pagina in cui c'è questo signore in mutande eccetera, e c'è scritto sei maggiorenne, uno clicca sì oppure sì, no, sì, sono maggiorenne, uno clicca, sì, entra dentro, sì, ma trova delle cose incredibili. Vabbè, sì, è il sito hard, abbiamo parlato più volte, mica la prima volta. C'è che viene una quasi che urla, una che ansima, ma che roba è? È il porno, è l'hard. Poi ti chiede, non sei ancora abbonato? No, Parenzo, certo, devi abbonarti, no. Parenzo, ti chiede, aspetta, ti chiede, sto leggendo, abbonarsi conviene, ma conviene un cazzo, conviene per niente, scegli la soluzione perfetta per te e scopri tutti i vantaggi. Ma che vantaggi vuoi che ci siano ad abbonarsi al sito di un signore dove ci chiedo mensile 29,99 anche paraculo al mese, trimestrale 23,35, cioè, super promo, 3 mesi di video. Oh, ma ragazzi, ma secondo voi uno, ma quali sarebbero i vantaggi di abbonarsi a sta roba? Stare su OnlyFans costa 10 euro al mese, sul suo sito costa molto di più. Ma però sai, la differenza è che mentre il mio sito tu paghi, diciamo, un fisso e vedi tutti i video che ho fatto dall'inizio ad adesso, su OnlyFans invece cosa fanno le ragazze? Tu ti abboni, vedi poco e niente e poi ti mandano i video in privato e devi pagare anche quelli. In realtà paghi di più, costa molto di privato. Più OnlyFans, okay, certo, sì, assolutamente. Senti, ma tu hai un'idea negativa di OnlyFans? No, assolutamente no. Io, diciamo, l'idea che ho espresso io è che chi lavora nel mondo di OnlyFans mette in atto una sorta di prostituzione 2.0, no? Quindi per cui è inutile che dicono che non sono escort, che non sono prostitute. Siamo tutti delle prostitute, dei prostituti su OnlyFans. Ma no, tutti, parli per lei, scusa, adesso tutti. No, su OnlyFans, OnlyFans. Cioè, anche tu sei una prostituta, tu sei una prostituta dell'informazione. Dai qualcosa alla 7, dai qualcosa alla Radio 24 e loro ti danno dei quattrini. Assolutamente. Offri la voce a Radio 24. No, cioè, nella vita
tutti offriamo qualcosa per soldi, c'è chi offre la voce come Parenzo e c'è chi offre il cazzo come me. Esatto, bravo, mi sembra in maniera molto sintetica il signor Felicitas ha riassunto la situazione. Comunque, che è così... sto guardando qui, scegli la soluzione perfetta per te. No, c'è... non c'è nessuna soluzione perfetta per me, nessuna. Devi provare, è una cosa Parenzo, incredibile. Prima di criticare devi provare. Però scusami, ma Max, sto guardando, sono tutti uguali sti video, è una cosa incredibile. Il punto è un altro, che cosa chi ha sono? Cambiato vediamo, allora OnlyFans? Aspetta un attimo, Davide, che cos'è che ha cambiato OnlyFans? Vabbè, OnlyFans ha cambiato, diciamo, ha rivoluzionato il porno. Mentre il porno prima era una cosa lontana dalle persone, che solo chi aveva gli attrezzi per farlo poteva farlo, adesso chiunque può farlo. Anche Parenzo da casa, anche Parenzo, può fare il video con una ragazza. Che non è molto ragazza, dotato, diciamo, no, che non è dotatissimo, diciamo, può farlo. Può fare questo il video, è senso, sì, cioè, no, però questa è una cosa seria, quelle... al di là dello scherzo con Parenzo. Cioè, nel senso che adesso non contano nemmeno più le dimensioni. No, questo è il punto. Conta, comunque anzi, sì, se uno magari è troppo dotato, magari... Stona la gente pure. Lo vede lontano da sé, quindi non si medesima poco e magari può avere meno adito di uno normalissimo, come posso essere io. Tu i tuoi guadagni da quando c'erano OnlyFans li hai diminuiti o aumentati? No, assolutamente aumentati, sono sempre in aumento. Quanto guadagni tu al mese, diciamo? Ma col mio sito io 70-100 al mese li faccio. 70-100 mila lordi al mese li sì, fai. Sì, sì, sì. Dunque si può dire che tu da quando fai questa cosa, che ormai sono, quant'è che fai l'hard, diciamo, 10 anni? Diciamo, sì, 10 anni, adesso il mio sito ce l'ho da 5 anni. Che cosa ti sei potuto permettere che prima non ti sei... Mi sono tolto degli sfizi che prima, io comunque vengo fuori da una famiglia umilissima e mi sono tolto degli sfizi che prima non potevo permettermi. Però ci tengo a dire una cosa: non è che è facilissimo fare soldi con OnlyFans. No, assolutamente porno. No, no, ma assolutamente. Comunque, questo è chiaro. Riscatto sociale. Però scusami, a parte i vizi che sono, le macchine, che ti sei comprato? Mi sono comprato la macchina. Ho cambiato, ho preso una Maserati, una Hammer, adesso una Porsche, ho fatto un po' di. Cambiato un po' di macchine. Ma, insomma, case? Mi permetto una vita bella. Case? Sono in una bellissima casa. E insomma. Faccio una bella vita. Ce l'avrai un vizio, che ne so, un vizio di un orologio, sesso, i vizi non te li voglio. Ma vizi, diciamo, io sono malato di sesso, ogni tanto vado a prostituta, ecco, quello è l'unico quanto vizio. Quanto hai pagato di più una prostituta? Una prostituta che hai pagato tanto, quanto hai pagato? Ma diciamo, non vado più sulla quantità che sulla qualità. Sì, sì, sì. Ma cioè, che poi non è detto che uno cioè, che ti può capitare di andare a prostituta quanto la settimana, per esempio? Non so, 5 volte a settimana. 5 volte a settimana, sì, oltre a tutto quello che fai sul sito. Faccio, è una cosa pazzesca. Ma perché proprio le prostitute è la tua fissazione? Come mai? Sì, sì. Non so, sai, ognuno nella vita. Cioè, dei ti piace, vizi. Ti piace. C'è chi fuma, ma c'è chi beve. Io che cosa che ti sesso. Piace nelle prostitute? Mi piace il fatto di poter scegliere, di, bravissimo, di quello poter che scegliere vuoi, di esatto. Comandare io, una sorta, diciamo, mentale di sottomissione, no? Sì. Allora, è qui collegata con noi una signora che è molto critica con tutto questo mondo, che si chiama Anna Rita Briganti. Buonasera, signora Briganti. Buonasera. Buonasera. Sto pensando ai laureati con un master che guadagno 500 euro al mese. Esatto, Bisognerebbe vergognarsi di tutto questo. Mi vergogno della società in cui viviamo. Ma perché? Bravissima. Scusi, non ho capito. Ci stanno quelli che scusa però, Anna Rita, cioè, ci sono quelli che guadagnano... E tanto Max, facendo queste cose ci sono delle persone incredibile. E ci sono invece le persone che guadagnano poco pur avendo vinto un master. Si chiama prostituzione questa che avete descritto. Sì, cosa c'è di male, Anna Rita? Cosa c'è di male? Ha un'addiction, si deve far curare. Ma perché? E un uomo che si vanta di esercitare il suo potere su una donna a me fa schifo. Io mi dissocio totalmente da quello che ho sentito. Vabbè, ma quello... Un uomo che si vanta per soldi di esercitare il suo potere su una donna mi fa schifo. Io non ho mai detto questo. Che ha parola che ha usato anche l'ospite che avete, sta rovinando le relazioni perché non si riesce più ad avere una relazione normale. Ma chi te l'ha detto? Io sono fidanzato da 2 anni. Persone che hanno. E come può il suo fidanzato accettare quello che le fa? Certo. Guardi, una pasta, magari secondo me complice. I problemi sono altri. Aspetta, problemi sono altri. Tu sei fidanzato da 2 anni. Da 2 anni sì. E la tua fidanzata che dice? La mia fidanzata accetta la mia vita. Ma fa parte di questo mondo? No, assolutamente no. La mia fidanzata fa la tua tatuatrice. La tatuatrice? Beh, sì. Se ne fotte del fatto che tu fotte a destra e manca e che vai a prostitute, per esempio. Sì, quello sono io, sono fatto così. Quindi se uno ti ama, ti accetta per quello che sei. Sì, ma che cosa c'è di più bella, Narita? Io non riesco a capire questo tuo moralismo assurdo. A parte che la sua fidanzata è una donna
che odia le donne, perché ma chi come te la può una ma donna non si permetta, ma lei, chi è, cosa fa nella vita per dire queste cose? Come può una donna accettare che un uomo si vanti di andare a prostituire per, a prostituire, ma io non per mi vanto, ma quando mi sa, io ho detto che quindi è un mio vizio, diciamo, una donna non deve assolutamente essere complice di questa situazione, il mondo è pieno di uomini, mollalo, ma e te ne... un ma altro come mollo, ma che te ne frega te, ma che te ne frega il te, il mondo è pieno di uomini, ma Narita, lei cosa ha contro le prostitute e i prostituti? Non va a prostitute, Narita, lei cosa? La prostituzione dovrebbe essere un reato, andrebbero perseguiti anche i clienti, perché non ci si può vendere, non si può vendere il proprio corpo. Ma come no? Perché tu che cosa fai? Fai la scrittrice, vendi libri, diglielo tu. Lei vende la sua mano per scrivere libri, la sua testa, io vendo il mio cazzo, no, che differenza abbiamo io e lei? Io non vendo assolutamente niente, perché a parte che c'è una leggerissima differenza tra scrivere e vendere la parola che ha usato lei, quindi non mettiamo tutto sullo stesso piano. Vede, allora, ma io è lei non che vendo si sente sopra di me. Assolutamente lei nulla, che non è umile. No, io semplicemente non... Pensa di essere più intelligente di me solo perché scrive? No, io penso di essere solamente una persona che rispetta gli altri. No, lei non rispetta nessuno, perché per lei io sono un coglione. Malato con il sesso. No, ma che c'è? Quello è un problema suo, non è che non rispetta. Però scusami, Narita, su questo, scusami no, un attimo. Giuseppe sta rovinando tutte le relazioni, perché non si riesce più ad avere una relazione. Ma che mica è colpa sua? Ma chi te l'ha detto? Metti che sia vero, mica è colpa sua. Però scusami, Narita, scusami un attimo. Scusami, tu, io vedo che qui, adesso io non voglio perché siete uno contro uno e poi adesso dopo la pubblicità vi lascio un po' combattere tra di voi senza mettermi in mezzo, però se c'è qualcuno che non rispetta il lavoro di un altro, quella sei tu. Ma qui non è un lavoro, la prostituzione non è un lavoro, punto. Allora, la se non è un lavore, non fatemi pagare le tasse, no? Se non è un lavoro, non fatemi pagare le tasse. Anche il discorso di pagare le tasse, tutti i guadagni che girano sui siti, sulla vendita dei contenuti, su OnlyFans, voglio proprio vedere. E beh, pagano, lui paga le tasse, pago l'IVA. Io voglio vedere se pago più tasse io o lei, signora. Io col mio cazzo costruisco più strade di lei con i suoi libri, non si preoccupi. Questa è molto bella, ricominciamo da qui. Max Felici da Sedicio, questa è bellissima, col suo pisello, cazzo, chiamatelo come volete, col suo pene, e che produce reddito, dà un contributo guadagnando 70-100 al mese, superiore a quello della signora Brigante e molto probabilmente, anzi sicuramente superiore al mio. Se questo non è lavoro, amica mia, io non so cosa possa essere. Come? È anche illegale, la prostituzione per me deve essere illegale, perseguite. Attualmente no, è illegale lo sfruttamento della prostituzione ed è sbagliato, dovrebbe essere illegale anche la prostituzione e dovrebbero essere perseguiti i clienti, perché io mi chiedo, ma come si può prendere a pagamento questo tipo di cose che non sono un contenuto, non sono un servizio, sono solamente delle perversioni e solamente un approccio malato alle Anna Rita, lei si è mai masturbata? Ma non sono, cioè mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Immagino di sì, ma è normale. Ma e comunque se davanti... anche l'avessi fatto, non ho chiesto soldi a nessuno, non mi sono filmata. Cioè lei dice queste cose qui vanno tenute nel privato, privato. Ha mai guardato un porno? Ma c'è proprio la svalutazione dell'intimità, dei corpi, del valore delle relazioni. Prima ho capito Anderita, ma tu stai, scusami, però scusami. Ma noi siamo esseri umani, mica siamo dei pezzi di carne, mica un mercato. Sì, ma uno sarà libero di fare quello che vuole. Io prendo 10, 20, 30. Anderita, io posso essere libero di vendere quello che voglio, di vendere il mio corpo? No, posso essere libero? Ci mancherebbe. La prostituzione deve essere legale, dovrebbe essere legale, perché non è una vendita accettabile. Non si può vendere. Ma se io voglio vendere la foto del mio uccello a 20 euro a qualcuno, posso farlo? Ah, almeno o no? Ha cambiato parola, abbiamo fatto dei passi avanti durante la pubblicità. Ma Anna 20 Rita. Euro è anche pochissimo. Brava, allora, ma se io voglio vendere anche a 5, posso farlo? Posso vendere la foto del mio uccello a 5 euro? Dai, su, ha ragione. Secondo me deve essere totalmente illegale, perché questo sta rovinando l'approccio alle relazioni. Ma allora mi scusi, è lei che è una retrograda? Vive nel Medioevo. Ad avere una relazione normale. Ma sarai tu che non riesci ad avere una relazione normale. Lui ha detto che è fidanzato, ti ha detto che è fidanzato, vive tranquillamente la sua relazione. Ma deve mollare subito, perché come fa a stare con una persona così? Come combatte, ragazzi? Lei è fidanzata, è sposata, Anna Rita? Ma come
come fa a stare con una persona così, la fidanzata? No, ma io figuriamoci, io penso che ognuno... Lei lo accetta invece, lei lo accetta. Sbaglia, deve essere solidale con le altre donne, deve essere solidale con le prostitute, non può stare con un uomo che va a prostitute. Ma cosa deve c'entra? Deve essere solidale con le altre donne. Però scusami, torniamo al discorso di OnlyFans. Tu pensi, lui sostanzialmente vende su internet quello che fa, cioè sesso, eccetera. Ha un suo sito ed è stato un pioniere, diciamo, di questa roba qui. Ora io dico, secondo te il suo sito andrebbe soppresso, andrebbe oscurato? Certo, per me è del tutto illegale, perché non solo non è Steve Jobs, come giustamente ha detto David, ma è prostituzione allo stato puro, è prostituzione. Ma che vuol dire prostituzione? Per te non è prostituzione, vende il suo corpo e le sue gesta erotiche con altre persone. E in cambio di so, però scusami Giuseppe, se tu fornisci delle cose che non posso chiamare contenuti, perché contenuti sono un'altra cosa. Si offende. Ah, non sono contenuti. Dunque la scopata non è un contenuto. La scopata non è un contenuto. Non può essere oggetto di un commercio, di un mercimonio, non può essere. Tu lo vuoi in rovina, reagiscilo. Lo vuoi in rovina questo signore, questa signora mi sembra uscita da un libro di storia delle superiori dal Medioevo. Signora, io spero che ci siano veramente poche persone che la pensano come lei, sennò veramente saremmo in rovina. Perché se lei non lascia libera, lei è una maschilista, lei è una retrograda, per lei le donne non contano nulla, perché una donna, secondo lei, non può essere libera di vendere le foto della propria passera. Lei non può, lei non lascia le donne libere di fare quello che vogliono. Lei vive nel Medioevo, Anna Rita, lei vive nel Medioevo. Io spero che non esistano più persone come lei. Io vivo in una società civile, lascia le persone libere di fare quello che vogliono. Paga per il suo sito. Io vorrei sapere i nomi e cognomi di quelli che pagano per il suo sito. Ma guarda, io ho tantissimi abbonati, tantissime. Guardi, lei è sposata? Se è sposata potrebbe forse magari essere abbonato anche qualcuno che conosce lei, non si sa. Capito? Cioè, guardi, ci sono persone normalissime nella mia vita persone normalissime che si abbonano al mio sito, dal politico allo studente universitario. Non credo persone che io conosco. Però scusami Anna Rita, io non capisco, prima Max ha detto una cosa fondamentale, tra una persona che lascia le donne libere di gestire il proprio corpo come vogliono, e questo è lui, no, e quello sono io, e tu che dici libero di essere una prostituta, Giuseppe? Ma che significa? Ma se uno lo sceglie, è un elemento che ti costringe, c'è un elemento di bisogno materiale, c'è un elemento di costrizione esterno rappresentato da un uomo. Vabbè, ma sono tutte pippe mentali, ma che sei? Dai, su. E allora mettiamo anche il velo alle donne, mettiamo il velo alle donne. Ma non ci permette di paragonare cose. Sta sparando cose che non hanno senso. Le donne devono essere libere di fare quello che vogliono, come gli uomini, come i trans, come chiunque. Perché non si è mai liberi di prostituirsi. Allora, se io voglio vendere la foto dei miei piedi, posso? Non è libero di prostituire. No! Neanche la foto dei miei piedi. La foto dei piedi. Ma che male c'è a vendere la foto dei piedi? Però scusi, signora. Ma no, adesso, signora mia, se uno... Posso dirle, signora, mi scusi, se uno vuole vendere la foto dei propri piedi, ma chi se ne frega? Ma io direi, viva! Ma anche voi, però scusate. Però scusate, però scusami, Anna Rita, scusami. Allora, qui c'è veramente il moralismo più incredibile, perché i piedi, anche di Davide, soprattutto, tu sei coerente, dici, nessuna parte del corpo può essere venduta. Davide dice, i piedi sì, perché non si vede, perché i piedi sono differenti dalla figa, sono differenti dall'uccello, i piedi, è uguale. Ma avete la fissazione in testa voi, che gli organi genitali siano una cosa diversa rispetto al piede, rispetto al braccio, rispetto a una spalla, eccetera. Il corpo dovrebbe essere un fatto privato. Però prima mi raccontava Anna Rita, scusa un attimo, Max prima mi raccontava una cosa che ti sconvolgerà. È vero o no che tu collabori anche, non possiamo dire con chi, però collabori su internet, cioè gestisci i profili internet di qualche addirittura deputato o eurodeputato? Guarda, io seguo diversi professionisti, ma perché diciamo la mia forza non è tanto anche nel mio mondo. Io non sono un porno attore, diciamo, no? Non ho le caratteristiche fisiche di un porno attore. Deputato in che senso? La mia forza è la comunicazione, cioè sono forte a comunicare e quindi a vendere. Do dei consigli ad imprenditori di diverso tipo, molto grossi, e anche politici. Anche, ok. E su come comunicare con le persone.
Destra o sinistra? Diciamo solo destra o sinistra. Non voglio pronunciarmi. Ma che c'è di male? Scusi, cosa cambia, no? Parenza? Ma scusi, trasparenza, che c'è di male a dire che lei segue... Comunque, sia al Parlamento italiano, sia deputati o senatori, sia parlamentari che parlamentari. Quindi lei dice, ci sono dei politici della Lega che usano Max Felici. Questo l'ha detto lei. Scusi, la Meloni le piace o no, signor Felicitas? Guardi, a me piacciono le persone libere. Quando legalizzeranno le case chiuse, sarà il parlamentare che amerò io. Bravo, bravissimo. Dunque tu faresti perché, tenutario. Perché no, c'è questo problema. Apriresti una casa chiusa in Italia subito. Sì, Giuseppe, al momento c'è questo problema, che uno può liberamente, in un parchetto dove passano i bambini, bucarsi, farsi di crack, di eroina, e quello non rischia nulla. Se però uno scopa dentro la sua macchina e lo beccano, rischia 30.000 euro di multa. Anche questo, al momento, tra le altre cose, questo. Ma soprattutto uno può battere per strada tranquillamente, eccetera, eccetera, mentre in una casa organizzata non si può fare. Sì. Quindi, capito? Diciamo, ecco. Capito, Narita? Capito? Sì, guarda, a proposito di Medioevo, ricordiamoci che abbiamo lottato, che una donna ha fatto chiudere le case chiuse in Italia, e lasciamole chiuse perché l'Italia... Che tragedia, quella fu una tragedia, è stata una tragedia, una tragedia. Questo. Affrontiamo i problemi seri. Per esempio, paghiamo i laureati. Torna nel Medioevo. Torniamo negli anni 50. Sto benissimo dove sto. Grazie, vai, grazie, Max. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Strade in diretta.